Buonasera ragazzi. Brutto avere una one shot così drammaticamente limitata in un titolo narrativo che dovrebbe durare 16 ore, vero? Non lo so. Io sono in una situazione abbastanza drammatica riguardo la schedule perché ho davvero troppo da fare, ho davvero troppo da presentare, continuare e non dilatare. Quindi, quando Microsoft mi ha mandato il codice di Pentiment, ho detto: porca miseria, Obsidian. Che si fa? Tanto che in realtà, questa è una piccola chicca per chi mi segue, non l'ho riscattato e l'ho comprato. Non lo sanno neanche in realtà. Non so se guarderanno questa diretta perché non è ADV. Non credo ci saranno controlli di alcun tipo sulla copertura, quindi io ho deciso di comprare Pentiment in nome di quello che è Obsidian. È quello che vorrei fare anche con Dragon Age 4 quando uscirà, se risulterà essere ciò che deve, perché altrimenti è un problema. Ciononostante, questa è una di quelle live che lascerà il coito interrotto, nel senso, ma interrotto male. Una parte di me, sapendo che è un progetto a quanto pare scritto molto bene, pregno di piccole chicche narrative e scelte che hanno conseguenze importanti, una parte di me vorrebbe dire: ragazzi, forse è il primo episodio di una serie, ma non può essere il primo episodio di una serie. Se io dopodomani sono a Londra per segreti immisurabilmente NDAosi, poi mi trovo alla Milan Games Week, poi devo fare le fige, poi traslocare. Non si può fare un'altra serie. Quindi arriva Fenrir che mi porta. Oh, energia! Energia sponsor. Non tutta. Servirebbe un. Come? Sono espo, magari, No, potrebbe sì. Kinder no, ma Level Up sì. Comunque, se Kinder volesse sponsorizzare, insomma. Vero, sarebbe, cioè, noi saremmo importanti acquirenti del sistema dolciume. Aspetta, ho ancora un po' di tisana. No, non fare questa cosa disgustosa. Io a volte bevo la tisana 2 o 3 giorni dopo Sì, va perché. bene. Poi ti stupisci di. Vabbè, non dico niente, no? Non dico nulla. Allora, ragazzi, intanto vi ringrazio per l'hype train. Faccio notare che in chat ci sono due utenti, il grande Bo e Wolvenheart, che si chiedono: trasloco? Questo significa che si sono intrigati a seguire Tempest da me, ma non seguono le live da un pezzo, ma neanche i social da un pezzo. Mi sto trasferendo di nuovo non tanto per gusto, ma per una necessità che porterà comunque al futuro della mia vita e del mio canale al meglio, perché SNM 4.0, quello che ho sempre discusso essere il 2022, ha raggiunto nel 2022 la presa di coscienza di come raggiungerlo. È un po' una paraculata, ma funziona. Nella mia crescita funzionerà perché effettivamente è successo quest'anno. Quindi, sì, mi sto trasferendo a Monza. Il grande boss si è scoperto saperlo. Ok. Allora, ragazzi. Non so cosa aspettarmi da Pentiment, so che è al limite di una visual novel a livello di quantità di testo e che quindi giocarlo live lo farà durare non 16 ma 30 ore probabilmente, perché leggerò ad alta voce tutto. Marabi 84, Crico, Mappiere, King Hom, Jabberwocks, Shen Technology, Shushwill, Ainsworth, Gianluca, Reverie, Ruib, grazie, bentornati, grazie dell'hype train di livello 4 che mi fa sentire ancora più scemo a non rendere una serie Pentiment, ma ragazzi miei, bisogna essere particolarmente consci di quello che si può o non si può fare. Io però, nonostante ciò, lo faccio partire. Yes! Primo lancio, completamente blind, mai vista neanche la title screen. Vediamo cosa ci aspetta finché possiamo giocarlo. Poi vedremo. Il salvataggio rimane lì, ma secondo me rimarrà purtroppo in sospeso per molto tempo. Lo giocheremo in uno stato di retro gaming tra anni. Sono sicuro che questo. Perché andremo a condividere il lavoro di Obsidian. Mi trasferisco fino a Monza, rendendolo tra l'altro uno dei momenti più traumatici della mia vita, per quello che è il lavoro. Ottenere da una parte la linea internet necessaria a poter evolvere ulteriormente, dall'altra avvicinarmi ad aziende e colleghi per non rischiare ogni volta 2 o 3 giorni di iato, di stanza, pausa e tutto bloccato quando ho una fiera, un evento o un press tour. Io sto facendo partire Pentiment, solo che ha deciso installare il Net Framework. Il Net Framework ha deciso di installare. Una di quelle cose che non vorrei mai vedere installate da Steam sul mio PC.
Vi ricordate Inculinati? Facemmo una one shot anche di lui. Ah, gamepad? Ok. Addirittura fedeltà. Eri Tokyo. Grazie. Vi avvicinate a livello 5. Che bella le icone. Pentiment. Il menu è in 3D. Già questo mi intriga. Spero che lo possa apprezzare. Secondo me è un titolo validissimo. Casi, grazie. SixKitties99, welcome back. Grazie di cuore. Addirittura 3 salvataggi. È una cosa rara di questi tempi. Font alta leggibilità. Questo gioco utilizza font stilizzati ed effetti calligrafici la cui lettura potrebbe rivelarsi ostica. L'opzione font ad alta leggibilità rende la lettura più scorrevole tramite la disattivazione di alcuni font ed effetti calligrafici. Avete preferenze particolari da accessibilità, ragazzi? A me farebbe piacere avere quelli diversi. Posso andare? O a schermo possono risultare stucchevoli? Stilizzati, andiamo. Questo è il latino. Oh! Oh! Oh no! No merda! Bene! Via! No! Cosa ho fatto? Pensavo che traducesse! Game over? Galera? Ah! Questa è la grattatura, operazione in cui i manoscritti venivano cancellati per riciclare la pergamena costosa e scriverci altro sopra. Ma perché io al liceo non ho mai avuto questa nozione? È un bellissimo trivia storico. Grazie, Lesi. Non mi aspettavo questa qualità d'animazione estetica. Pari DFP, welcome to the Covenant, grazie di cuore. Savas DM. Grazie. Anche delle parole. Guardateci. Sacro Romano Impero, aprile 1518. Un artista addormentato. La mente di un artista. E l'abate mi disse: Andreas, non voglio che tu distragga le sorelle in biblioteca. Ho bisogno che tu finisca questo lavoro entro la fine di aprile. Oh mio Dio, è un incubo! Deadline! Limita il più possibile le tue conversazioni con fratello Piero. Non voglio che tu distragga le sorelle in biblioteca.
Stai di nuovo facendo il lavoro del diavolo, vero? Non incoraggiarlo. La dedizione al proprio lavoro conduce ai piaceri della mente, ben superiori rispetto a quelli del corpo. Socrate. Abate! Grazie, Moliterni. Abate. O sei tu a doverti trovare delle amanti più focose, o sono io a dover imparare a lavorare nello stile di Socrate. Come hai risposto all'abate, Andreas? Ho chiesto scusa e ho detto che sarei stato più attento. Era voluto l'errore? Non ci credo. Ho detto, non è colpa mia se Dio mi ha fatto così bello. L'ho ignorato, che è esattamente ciò che meritava il suo commento. Può darsi tu abbia ragione, ma te lo sei inimicato. Che importa? Padre Gernot ha bisogno di Andreas per completare i lavori nell'abbazia. Allora, io mi sono già oltremodo intrigato. Vorrei porre una domanda a qualcuno che ha, e lo invito tantissimo perché io adoro queste nozioni, più cultura storica di me. Mi sembra che questi personaggi, essendo parte di un sogno, tieni premuto X con i nomi sottolineati. Ok, Gernot può essere. Ti danno info su di loro, su Dio quindi. Sottolineato quindi Select. Oi! Ehi, aspetta, perché non ho avuto un tutorial su questa cosa? Wow! Quindi questo è Gernot. Allora, volevo fare l'abate di cui parlavano. Volevo farvi una domanda. Mi sembra evidente che in questa fantasia, in questo sogno, abbiamo Socrate e Beatrice, che presumo possa essere la Beatrice dantesca? La Divina Commedia. Sono... Oh mamma mia, potrebbe essere un'ottima occasione per rinfrescare alcune informazioni. Fatemi cercare una cosa. Esatto, è assolutamente antecedente al 1500, quindi potrebbe essere la Beatrice di Dante, al che io mi domando. Sangrobiano è un personaggio storico di una certa importanza o di fantasia che non conosco? Perché Socrate, per carità di Dio, Beatrice ugualmente, ma Sangrobiano mi suona nuovo. È un santo immaginario patrono della gente volgare. Grazie, Mitago. Ok, ragazzi, insieme alla chat... Voi lo sapete che questa forma di interazione fra mia lettura, gameplay, chat e cultura di diverse persone con, diciamo, verticalità ed esperienze e studi diversi potrebbe creare un contenuto pazzesco? Potrebbe diventare una bellissima serie. Sì, ma non dura 16 ore così. Ne dura almeno 30. Non possiamo. Non possiamo. Questo è vero. E poi, Andreas è stato assunto dall'abate per i suoi servigi. Non è un fratello giurato dell'abbazia. Prete Gianni, invece, è un leggendario sovrano di un regno cristiano del Medio Oriente. Sii paziente e sopporta le ire dell'abate. Presto avrai finito l'opera che ti ha commissionato e con essa il tuo capolavoro. Quindi tornerai a Norimberga, dove ti aspettano il matrimonio e la tua nuova vita da maestro.
città libera del Sacro Romano Impero, importante centro commerciale e artistico, sede anche di vari laboratori di stampa. Un matrimonio con una donna che non ha mai incontrato. Non è certo l'ideale. L'alternativa è diventare filosofo. Gesù, allora devi assolutamente sposarti. È carina almeno? Allora, X non fa nulla. Y? No. B? No. Non riesco a evidenziare Gesù. Abate. Ho sbagliato anche prima? Sì, so che non è sottolineato, ma mi era stato detto di premere X quando era rosso. Ok, quindi è solo importante. Ma se l'accento è sulla seconda A, è... Abate. Perché abate ha l'accento sulla prima A, quindi è giusto abate, giusto? Allora, cosa ho sbagliato? Perché mi sono stato corretto di nuovo, no? Abate, ok. Ero preoccupato perché mi sembrava mi stesse correggendo di nuovo. Ah, ho detto abate! Vabbè, sì, ma insomma... Ok, batti terra! Me lo immaginate? Eh? Gear 6 così. È ciò che ha scritto mio fratello nella sua lettera, ma forse stava solo cercando di risollevarmi il morale. Adorabile, a giudicare dal piccolo ritratto che ho ricevuto. Ma noi artisti sappiamo essere degli ottimi adulatori nelle nostre opere. Oh, e chi lo sa? In ogni caso, non è per questo che lo faccio. Si sta facendo tardi. La ruota del tempo non si ferma per nessuno, Andreas. Temo tu debba lasciarci. Ah, è vero, maestà. Tornerai presto a farci visita? Spero di sì, ma è una cosa che esula dal mio controllo, maestà. Non lo so, maestà. Beh, immagino che non sempre sognerò di visitare questo luogo, maestà. Naturalmente. Se domani sera non sarei qui, prego che tu sia in un posto altrettanto accogliente. Grobbiano, per favore, assicurati che Andreas giunga a casa sano e salvo. Ma certo, maestà. A posto. A presto, Andreas. A presto, maestà. Ignora i folli, Andreas. Lo faccio sempre. Oh! Beh... O almeno potrei provarci se la smettessero di darmi dei pestoni. Provate a immaginare un'esperienza teatrale del genere fatta veramente nel 1500. Un incantesimo. Spaventoso. Guardate dove mettete i piedi. Sono dei poveri folli, Andreas. Non ha senso cercare di insegnare loro qualcosa. Cazzo, questo ha letto i commenti di YouTube. È un esperto. So che il vecchio prete Gianni vorrebbe che tu tollerassi tutte le stronzate dell'abate. Ma poiché sono io ad accompagnarti a casa, l'ultima parola spetta a me. Non farti mettere i piedi in testa da lui, ragazzo. Pentiment, come dicevi, è facile dare voti alti a un gioco che fa una sola cosa. Forse sarebbe meglio dare voti categorizzati per genere o voti per ognuno degli aspetti del gameplay. Quello è un po' anacronistico oggi, per diverse ragioni. Ma appunto, esatto, è facile andare a discutere di quella forma di cortocircuito. No, l'abate non può comandarmi a bacchetta. Sta solo cercando di mantenere l'ordine nell'abbazia. Dopotutto, io sono un estraneo. È tutto a posto, non voglio causare problemi. Giusto? Un estraneo che lui stesso ha deciso di accogliere. Se vuole i tuoi servigi, deve prenderti così come sei. Ah! Per favore! Per favore! Potreste smettere!
tiragli un cazzotto. Mi arrendo. Portami a casa, Grobiano. Grobiano. Come desideri, Andreas. Oh mio Dio, la bimba! Buongiorno, Ursula. Explan, welcome back. Garem, 45 mesi, grazie. Crespella, anche a te. Michael, Angel Squall. Buongiorno, Angessa. Oh mio Dio, la dolcezza di quella bambina! È ora di alzarsi. X. Il barone, aprile 1518. Oh! Spamma il sub di Toby0191. Grazie. Ragazzi, siete qui. Abbiamo, come al solito, gli stessi meccanismi di iscrizione. Al di là delle 10 più emote in work in progress che arriveranno poi appunto dopo il trasloco super fighe, abbiamo il Prime che non viene rinnovato, il sub goal che è oltre la metà di oggi e voi che siete meravigliosi, quindi grazie di cuore. Mi pare, Forclaw, che noi abbiamo il punto esclamativo. Dovremmo fare il punto esclamativo sub, punto esclamativo prime, qualcosa. Forse ce l'abbiamo. Fred Astyle, grazie di cuore. Okufa, Pra, Christian 00 Ita, grazie, welcome back. Vedete che serve. Per fortuna ve lo fate fare voi. Il Picatrix, la chiave di Salmone. Chiave di salmone, no. È l'Eptameron. Il priore Ferenc continua a darmi tutti questi libri da leggere. Oh wow, qualche pagina in più. Prima, ora sei. Un altro giorno, altre pagine per l'abate. Per l'abate. E, si spera, qualcuna per me. Devo attraversare la città e dirigermi all'abbazia per iniziare a lavorare nello scriptorium. Che bello che la pressione della penna cambia. Che dettaglio delizioso. Eptameron. Ok, sì. Ha senso. Dovrei davvero dare una bella pulita. Non ho ancora sonno. Magari dopo la compieta. Ora canonica corrispondente alle 20. È una delle ore minori dedicate alla preghiera, poco dopo la quale i monaci e le suore si ritirano nei loro dormitori. Andrer... Carina. È molto piccola. Non è la pressione della penna, ma la quantità di inchiostro. Per scrisi, no, Tommy, in questo caso non è mia ignoranza, è semplicemente lapsus di come ho espresso la cosa. Io ho un sacco di volte nella mia vita scritto con pennini, penne stilografiche non moderne, quindi conosco l'effetto e quando comunque volti la penna ne esce un po' di più, si crea più quantità di inchiostro versato attraverso... No, quello. Ho detto pressione giustamente per modernità, ma intendevo quello, mea culpa. Clara. Eva. Buongiorno, Andreas. Hai dormito bene? Abbastanza. L'importante è dormire. Bene. Basta che tu non abbia dormito male. Ad ogni modo, so che andrai all'abbazia, quindi ho preparato del cibo. Mandorle, formaggio e un po' del pane di segale che ti piace tanto. Quello degli Alban. Otto mi ha detto di riferirti che ti invita a cenare a cena con lui all'abbazia. Otto è passato di qui? Ora che fa cena? Sì, verso l'alba. Lady Ambra, grazie di cuore, welcome back. Ecco qua, Andreas. È molto gentile da parte tua, Clara. Grazie mille. Annuisci. Maestro Andreas, se non ti è di troppo disturbo, potrei... Cioè, potresti...
sarebbe un problema per te pagare l'affitto del mese prossimo, oggi. E se lo aumentassimo due grossi? Ma quindi siamo un artista sfigatissimo? Detesto dovertelo chiedere, ma siamo in ritardo di 2 mesi con il pagamento delle tasse per l'abbazia. O no? Peter sta perdendo i capelli per questo. Più del solito, intendo. Wow, un sacco di redhead qui, eh? Ma certo, non è affatto un problema. E poi, non vogliamo certo che Peter perda tutti i suoi preziosi capelli. Non so bene come! Ma questo è un pensiero? Suppongo che non sia impossibile. Sì, penso di farcela. Non posso promettere nulla. Vedrò cosa riesco a fare. Beh, io... Aspetta, queste tasse non erano previste? Non so bene come. Non so bene come rispondere. Il pagamento dell'affitto non era previsto fino all'inizio di maggio. Non era previsto fino all'inizio di maggio? Oh mio Dio! Sì, generoso Andreas. Questo ha gli amici immaginari, praticamente. Ho i brividi perché dobbiamo avere Beatrice e Socrate come dialoghi. Sì, generoso Andreas. Puoi permetterti di spendere e alleggerire il loro fardello. Bisogna considerare le conseguenze dell'inazione. No, vabbè, mi sento male. Non è possibile. Pensavo che mi sarei annoiato. Che storia è mai questa? Non pagano le tasse ogni anno? Perché la cosa dovrebbe ricadere su di te? Bisogna considerare le conseguenze dell'inazione. Non sei obbligato a pagare, ma i Gertner ne soffriranno. Voglio aiutarli, ma non voglio essere sfruttato. No, è bellissimo! Incredibile. Incredibile. Incredibile, fantastico. Ciò non di meno, ma certo, non è fatto un problema. Oh! Penso che sia giusto. Grazie, Siri. Grazie, Siri. Inquietante, ma grazie. Molto inquietante. Oh, Dio ti benedica, Andreas, e che San Luca vegli su di te oggi. Evangelista cristiano e santo patrono degli artisti e dei medici, spesso rappresentato con accanto un toro alato. Ho un'idea! Ho un'idea. Ma? Ho un'idea? Ok, ci provo. Per la prima volta dal 2016 ad oggi, e una delle ultime, ci provo. La gente penserà che faccio finta per fare teatro. Ho già mal di pancia, mi è venuto somatizzazione istantanea. Sono un cane maledetto, ma so che apprezzerete in alcuni di voi. Odio la gamification, ma... In parte, alcune cose sono bellissime. Le animazioni, le sub sono cose belle, ma certe altre no. Ho un'idea per rendere Pentiment una serie. Vediamo come vanno le sub. Non ce la faccio, ragazzi, non ce la faccio. Mi fa cacare, fatemi giocare, per favore. Che merda. Allora, no, l'idea ve la dico dopo. Allora, evangelista cristiano e santo patrono degli artisti e dei medici, spesso rappresentato con accanto un toro alato. Apro... Mica Dini, grazie di cuore. Bloody Face, welcome back, Officer Ravioli. A proposito di San Luca... Come sta venendo il tuo capolavoro? Sono passati 2 mesi, non è vero? Procede a rilento, temo. Trascorro gran parte delle mie giornate a sbrigare lavori per l'abbazia. Non è facile mettersi a fare le anime in questo periodo. Il priore Ferenc mi permette di dedicarmi al mio capolavoro solo durante la liturgia delle ore. Ah, mi ricorda qualcuno. Che figo. Una restrizione ragionevole, ma che rallenta il mio lavoro. Marcheggio, grazie. Welcome back. Il consiglio comunale non ha richiesto un capolavoro. Lo sto facendo principalmente per mostrarlo ai clienti
e per me stesso. Eh sì, quando finirò, tornerò a Norimberga, dove mi sposerò e aprirò una mia bottega. Da Norimberga all'università, e ora in giro per il mondo come miniatore. Miniatore, ok. Chissà cos'altro ti riserverà il futuro, maestro Andreas. Già, ho proprio la sensazione di stare iniziando un nuovo capitolo della mia vita, dopo qualche passo falso. Molto girovagare. Un po' troppo divertimento. Molto girovagare. Deve essere angosciante ricominciare tutto da capo. Se ho ancora la possibilità di fare qualcosa della mia vita, lo devo alla mia famiglia. Sì, è così. Ma adesso so cosa voglio fare. E lo farò. Questo verrà ricordato. Non molti hanno la possibilità di scegliere. Di certo nessuno ce l'ha. Qui, a Tassing. A proposito, non me ne intendo di arte, ma ti ho visto fare dei disegni stupendi sul tuo taccuino. Il tuo capolavoro sarà magnifico. Lo è. È la più bella delle mie opere. È sulla buona strada. Beh, difficile a dirsi finché non sarà finito. È sulla buona strada. Il duro lavoro ti porterà lontano. Così diceva mio padre. Che Dio lo abbia in gloria. Ora devo tornare al mio lavoro. Buona giornata all'abbazia, Andreas. Ci vediamo per cena. Dopo i vespri. Ora canonica corrispondente al tramonto. Una delle due ore principali dedicate alla preghiera. A cui seguiva la cena. Baldes. Grazie, welcome back. Buona giornata all'abbazia. Ti ringrazio, ma stasera non posso. Sono stato invitato a cena da Klaus Drucker. Però... Ok, devo prima premerlo. Nessun problema. Saluta i Drucker da parte nostra. Naturalmente. A presto, Clara. Salve, Andreas. Buongiorno, Andreas. Jorg il Grosso. Ok, io mi sto incuriosendo terribilmente al fare nozioni storiche da mettere in saccoccia. Jorg il Grosso. Che voi sappiate che qualcuno di voi che ha studiato storia o magari lavora in questo campo, perché... Abbiamo e siamo, cioè su Twitch sicuramente alcuni di voi sono in una certa maggioranza più giovani rispetto magari ad alcuni contenuti YouTube quando siete in diretta, perché è una giornata, oggi è domenica, ma tendenzialmente ci sono giornate feriali a cui partecipate. Ciò nonostante, sono sicuro che nel mio pubblico, che è molto maturo e molto grande, ci siano, non dico storici veri e propri, ma non è da escludere. Io, ragazzi, ho dei messaggi privati che non avete idea, cioè sono anni che un gentilissimo osteopata non fa che invitarmi alla sua clinica per fare un controllo, io non vedo l'ora di poterlo fare, ne ho bisogno sicuramente, ma se c'è qualcuno che studia storia a un livello superiore al liceo, magari anche mal seguito da docenti poco talentuosi o vogliosi di fare del bene, Jorg il Grosso mi suggerisce il fatto che all'epoca... Perché non so quanto vuole essere storicamente accurato Pentiment, ok? Mi chiedo, era uso comune dare soprannomi di questo tipo? Magari in piccoli villaggi e così via? O è semplicemente un modo per... Vuole essere molto accurato, quindi si usava questa cosa. Anche tra non amici, cioè proprio il villaggio, il popolino. I volgari, diciamo. Fino al 1500 non erano molto diffusi i cognomi. Oh mio Dio, questa serie. Non ci posso pensare. Sarà una cosa incredibile. E potrò finalmente anche apprendere delle piccole nozioni che ho lasciato indietro. No, che i cognomi nascano dai soprannomi ci sto, lo so.
È una figata, e lo so. Ok, soprattutto i popolani poveri, un po' come la loro data di nascita, così come i cognomi. Ok. Buongiorno, Jorg. Jorg, ci sta? Come va? Lavori oggi? Si sta riposando un po'. Papà è ancora nei campi. Ha preso una pietra con l'aratro e solo il saquanfo... E solo il signore sa quanto tempo mi ci è voluto per tirarla fuori dal terreno. Stai andando all'abbazia? E dove altro potrei andare? Che ne so, Andreas, era solo per fare conversazione. C'è odore di tempesta, no? Io sento solo aria fresca di montagna. Hai viaggiato troppo. Dove hai trascorso il tuo apprendistato prima di arrivare a Tassing? Oh mio Dio. Andreas parla un po' di italiano e di francese e conosce i punti di riferimento culturali di Basilea e delle vicine Berna, Zurigo e Friburgo. Fiandre. Andreas parla un po' di olandese e di francese e conosce tutti i punti di riferimento culturali di Anversa, Bruges e Gand. Andreas parla l'italiano, un po' di greco e conosce i punti di riferimento culturali di Firenze, Venezia e Milano. Vabbè, non credo che esista Let's Play italiano che non abbia fatto questa scelta. In Italia, principalmente a Firenze, ma anche a Venezia e Milano. Una delle repubbliche più potenti della penisola italiana. Affacciata sulla costa nord-occidentale del Mar Adriatico, Venezia è un importante centro commerciale e artistico dell'Europa meridionale. Ittolio? Non c'è da stupirsi che i tuoi sensi siano annebbiati. Sei stato laggiù troppo a lungo. Resta su queste montagne per un po' e anche tu sentirai l'odore della tempesta in arrivo. Ha ragione Jorg, comunque, ovviamente avere un acuto naso per quello che può essere la pressione dell'aria o comunque una sensazione fisica in nome di una tempesta è un istinto animale che anche l'essere umano può avere. Quanto tempo ci vorrà? 10-15 anni? Non credo di avere così tanto tempo, Jorg. E comunque... Ah, questo è un messaggio unico della origine. E comunque, che cosa hai fatto per tutto quel tempo in Italia? Oltre all'arte, intendo. Lo sapevo che c'era scopare. Ero convinto che ci fosse scopare. Andreas cerca il piacere ovunque vada. È estremamente socievole e vanta una certa esperienza di tutti i vizi del mondo. It's Silverback, Andrem, Ionificator. Sempre un piacere guardare le tue live. È solo una domanda. Anche se non è il momento per un talk show. Hai mai pensato di giocare a God Eater? Ho spesso giocato mentalmente, no? L'idea di provare God Eater, come me ne sono uscito nonostante la gaffa linguistica, incredibile, che maestro. Contando che la lore di Code Vein è collegata. Però, tempo al tempo, diciamo che God Eater comunque è molto in fondo alla mia lista. Non quanto God Hand, che è molto più in alto. Artigiano. Andreas vive per lavorare e dedica tutto il suo tempo alla sua arte. Andreas trascorre tutto il suo tempo libero per riparendo e leggendo quanti più libri possibile. Furfante. Tende a farsi coinvolgere in complotti, scherzi, zuffe e piccoli crimini. Dedica la gran parte del suo tempo a farsi pubblicità, ottimizzare le spese, realizzare investimenti e far quadrare i conti. I miei colleghi. Io sono un topo di biblioteca. Leggevo per lo più e parlavo di libri. Non ne avevo mai abbastanza. Venezia è piena di stampatori incredibili. Firenze è celebre per le miniature che illuminano i suoi splendidi manoscritti. E ogni singolo libro che producono è un vero tesoro. Non sapevo che i libri avessero così tanto valore per te. Allora, se Avowed, questa vaporware, mannaggia Microsoft, non è così, io faccio un casino. Vi prego, vi prego. Vi prego. Ho visto la Bibbia di padre Temas e alcuni altri libri. Diciamo però che la lettura non mi è servita molto. Quindi, Thomas è lui, il gatto razzo. Ma è vero che non lo sarà mai, Blood? Non è detto. Non sto parlando di questo stile, ma sto parlando delle origini falloutiane. Cioè, ovviamente le abbiamo. È sempre lei, è Obsidian.
Comunque, ora è meglio che vada. Jorg, andiamo! Papà si sta già lamentando che ci ho messo troppo tempo. Anche se lui non ha alzato un dito per spostare quella pietra. Ci vediamo, Andreas. A più tardi. Quella X rossa invece non è un pulsante, è il significato che il dialogo è finito. Villaggio. Jorg il Grosso. Ehi, Andreas, hai salutato le ragazze oggi? Eva e Clara? No, le galline! Sta parlando delle galline! Andreas! Porca miseria, oh! Get over yourself! Ma no, intendo le galline. Pietro, Giacomo e Giovanni. Sono contente quando gli accarezzi la schiena o gli dai una bella grattatina sul petto. È vero, lo adorano. Allora, sono pronto ai commenti. In questo video vi invito tranquillamente a mettere zizzania. Sono già pronto sul fatto che faccio schifo e non sono blind, che ho già visto dei video, perché io sono venuto qua in diretta e ho appena visto un commento sulla prima puntata di Outer Wilds. È palese che ha visto video su Outer Wilds. Ragazzi, è brutto, cioè ci sono persone che probabilmente non hanno sviluppato il pensiero critico, la capacità intuitiva di avere un pensiero, di avere un ragionamento complesso, e allora si trovano bloccate dal confronto di chi invece ha avuto delle sinapsi collegate da piccolo, e allora devono necessariamente... No, scusa, aspettate, fermi. È che sta venendo fuori un bel contenuto e mi emoziona. Comunque, mi permetto di dire una cosa. Credo sia piuttosto raro, specialmente quando non dichiarato, ma state comunque attenti a chi davvero poi non è blind. Perché mi è capitato di vedere let's play di persone che erano... proprio a livello di empatia, palesemente finte, e mi ha dato un fastidio boia vedere che erano finte senza dichiarazione per creare un contenuto, è una cosa insopportabile. Quindi, comunque state attenti, ma dovete avere la sensibilità di distinguere il linguaggio non verbale, perché altrimenti fate i cani e basta. Comunque, tipo Saidonia? Esatto! Come al grande vuoto, esattamente. Ok. Hai chiamato le galline, le tue galline, come gli apostoli? Non credi sia blasfemo? Guardate gli occhi di Andreas. Hai chiamato le galline come gli apostoli? Beh, ora che mi ci fai questare, pensare. Sento parlare degli apostoli ogni domenica a messa. Furono testimoni dei momenti più gloriosi della vita di Gesù e delle sue prove più impegnative. Pensavo, beh, è così che funziona tra me e le mie ragazze. Loro vedono tutto ciò che faccio. Non fa una grinza, Jorg. Tu e Cristo avete un sacco di cose in comune. Lascia che ti dia un consiglio. Non dirlo a nessun altro. Soprattutto al padre. Mi stai prendendo in giro. Va bene, ho capito. D'ora in poi le chiamerò semplicemente bambine. Non mi pare che nella tua famiglia mangiate molte uova. Cosa ne fate? Ce le infiliamo nel... Ah, le vendiamo ai Bauer. Clara dice che quei soldi in più ci servono per pagare le tasse. Comunque, è ora che ci mi rimetta all'opera. A più tardi, Andreas. A presto. Ehi, Andreas. E questo è suo padre? Oh, Peter! Quello che ha l'ansia. Andreas. E ha il cappello perché sta perdendo i capelli. Il pulcino! Guardate il pulcino! È morbidissimo, fatemelo toccare! Ok. Ammazza, che figo questo. Questo non mi stupirebbe di vederlo in un prossimo God of War. Dio vi benedica. Andreas. Oh, sì, Andreas. Ultimamente c'è un tempo terribile. Questa città è andata a puttane rispetto ai miei tempi. Non credo che gli abitanti della città possano fare molto riguardo al tempo. Ma le cose erano molto diverse quando eri giovane. Diversi come la birra e il piscio.
Il vecchio abate, abate! Mi perdoni, Andreas. Non si preoccupava molto delle nostre usanze. Non gli importava se lasciavamo una piccola offerta a Percta? Dea pagana delle Alpi, associata agli animali e alla filatura della lana. Viene ancora invocata da alcuni cristiani in Austria, Svizzera, Baviera e Svezia. Per mantenere il cielo sereno e il clima mite. Mathias sapeva che Gesù, che Cristo, era nei nostri cuori, anche se il nome della Dama Bianca era sulle nostre labbra. La Chiesa ha bandito tutti i riti legati agli dei pagani, vecchio Peter. Che tipo di antiche usanze? Pensavo fosse San Maurizio a proteggere Tassim. San Maurizio è il santo patrono di Tassim. La leggenda narra che avesse origini egizie e che fosse al comando di una legione romana convertitasi al cristianesimo. Tutti i legionari, Maurizio incluso, furono martirizzati per la loro fede. La sua mano viene conservata come una reliquia nel santuario di Chiersau. Minchia, che figata. Pensi che gli spiriti stiano guastando il tempo da quando nessuno segue più le tradizioni? Pensavo fosse San Maurizio. Oh, sì, e anche Santa Sazia. Ma chi pensate che la proteggesse prima che arrivassero loro? Una dei santi patroni di Tassing, Sazia era una donna pagana del luogo, che si convertì al cristianesimo e miracolosamente rifornì di cibo i soldati di San Maurizio in pieno inverno. Fu martirizzata. È un termine molto edulcorato, martirizzata, non trovate? Several Design Art, welcome back. Stefega, un anno, grazie di cuore. I santi non sono stati i primi a vegliare su Tassing. Mio padre lo sapeva. Anche il vecchio Running Camper lo sapeva. Quel bastardo di un abate, non di un abete, no, potrà non essere d'accordo, ma alcuni di noi mantengono vive le tradizioni. E in cosa consistono? Quando ti alzi di notte per pisciare, cammina lungo il lato destro della casa e non tornare mai sui tuoi passi quando rientri. Ah, quindi con i bambini che saltano le mattonelle. Così le streghe non ti rubano l'anima. Oh, meglio che va. No. Dagli corda, Andreas, non hai un cazzo da fare. Meglio che vada. Va bene, Dio vi benedica. La focina di Hendrix Schmidt è molto più piccola di quella che usa l'abbazia. Attenzione, abbiamo... È un Metroidvania! Martin, cosa? Veronica. Salve, Andreas. Mi sono abituato troppo a The Witcher, mi sa. Martin, per favore, puoi aiutarmi? Cosa vuoi? Mi sto tenendo d'occhio. A me sembra proprio che tu stia semplicemente lì a oziare. Martin, per l'amor di Dio, aiuta tua cugina. Ah, buongiorno, Andreas. Perdonaci, una parte della staccionata è caduta e le pecore sono uscite dal recinto. Ah no, perdonatemi voi. Meglio che non vi intralcio. Martin, idiota che non sei altro, le vuoi aiutare o no? Dovrei offrirmi di aiutare. No, non devi offrirti di aiutare, non esageriamo. Cazzi loro, c'è il ragazzino. Perché no? Aiutare gli altri aiuta anche noi stessi. Ci permette di sentirci utili e di trarre soddisfazione nel nostro lavoro. Dovrebbe essere quell'idiota di Martin ad aiutarle. Un momento, meglio di no. Non ho tutta questa confidenza con la loro famiglia. Beh, magari non chiamiamolo idiota. No, perdonatemi voi. Meglio che non vi intracci. Grazie. Mi sa che ci vorranno un paio d'ore per ritrovarle tutte.
di questo passo. Sangue di Cristo. Veronica, cosa ti ho ripetuto mille volte sulle bestemmie? Scusa, mamma. Guardate, sta succedendo qualcosa a casa degli Steinauer. Hanno tutti la faccia imbronciata, non c'hanno proprio voglia. Chi è quello sul cavallo? Sembra ricco. Non lo so, Martin, ma Fortunato gliene sta dicendo quattro. Cristo, l'ultima volta lo sapevo. L'ultima volta che ho visto Fortunato così furioso è stata al matrimonio di Peter e Clara, quando Johan gli ha calato le braghe per scherzo. Chissà i disegni sotto cosa rappresentano, il carattere forse? Ho fatto sputare due denti al mio povero marito. Far arrabbiare un tagliapietre non è mai una buona idea. Potrebbe essere un nobile, sembra proprio ricco. Per Dio, Martin, non metterti strane idee in testa, per una volta! Di che parli, zia Handy? Non fare sciocchezze, non pensi che avevo già abbastanza problemi? Andreas, se puoi portare le tue ossute gambette in città più a lungo strada, noi abbiamo delle pecore da radunare. Certamente, ma più tardi. Non lavorare troppo, Martin. Questo verrà ricordato. Ok, con Y apro la mappa. Ma perché non ho ancora un tutorial? Dovevo controllarlo nelle opzioni, mi sembra strano. Luogo, obiettivo, indaga, pasto. Oh mio Dio! Ma... Ma ragazzi, ma... Padre Thomas Sprecher, sacerdote della città, si prende cura del suo gregge presso la chiesa di Nostra Signora del Labirinto. L'anziano padre di Peter Gertner. Il vecchio Peter ha un piede nella fossa da anni, ma continua comunque a lavorare il suo campo, è l'uomo più anziano della città. Figlia di Johan e Hedri, Heddy, sorella di Hans, amica intima di Brigitta. Queste sono le famiglie, quindi. Clara, seconda moglie di Peter. Madre di Ursula, nota per la sua gentilezza e la sua preoccupazione per la salute del marito. Klaus e sua moglie Marie sono gli stampatori della città di Tasfing. Sebbene Tasfing sia un luogo insolito per ospitare una macchina di stampa, il loro giro di affari è alimentato da pellegrini e altri viaggiatori che percorrono la via Imperii. Hanno un figlio di nome Berthold. Oh no. Andris, il fabbro della città di Tasfing, lavora vicino al centro città e dedica alcuni giorni della settimana ad aiutare l'abbazia sfrigando piccole faccende. Per loro stessa missione, Pentiment non sarebbe mai nato senza il Game Pass. E ricordiamocelo quando parliamo di quel servizio come della rovina del gaming. Credo che sia drammaticamente ottuso definirlo la rovina del gaming. È Tassing. Ah, ok, doppia S. Ok, ok, ok. È profondamente ottuso. In realtà... No, no, non è riferito a me. Lo so. Per carità. Il Game Pass è in realtà una delle poche cose di nona generazione esistenti. Poi, per carità, bisogna stare molto attenti, perché solo Game Pass non permetterebbe mai, salvo una costruzione diversa del capitalismo, di avere i AAA da 80 milioni di dollari di budget, ok? È una cosa un po' delicata.
perché Microsoft lo fa per le spalle che è riuscita a tenere piene, belle aperte per sostenere il peso iniziale. Però insomma, devi essere un cretino per definirlo la rovina del gaming. Mike, se oltre all'osteopata vorresti anche un consulto nutrizionale ed allenamento annesso? Eccomi. Grazie Davide Ferraro, davvero, di cuore. Scrivimi. Idratati. Con della buonissima level up con codice Sabaku. Certo, grazie, lo farò. Allora, priore Ferenc da Pex, originario dell'Ungheria, è il priore dell' abbazia di Kiarsam e il responsabile della gestione dello scriptorium. È noto per il suo interesse per i libri esoterici. Steinauer, detto fortunato. Tagliapetre di Tassing. Ah sì, perché è una doppia S, ok. Marito di Agnes, padre di Brigita, noto per la sua grande forza fisica. Padre Gernot, abate dell'abbazia. Abate dell'abbazia di Kiersan. Padre Gernot sostituì l'abate precedente, l'amatissimo padre Mattias. All'abbazia è considerato severo e inflessibile, mentre in città viene visto come un esigente proprietario terriero. No, no, beccatevi belate, importante è lore. Sta affrontando problemi di finanziamento dell'abbazia, poiché lo scriptorio non genera più molte entrate. Moglie di Johann Bauer, madre di Veronica e Hans. Heidi è simpatica ai suoi concittadini, ma è nota per essere chiassosa, sfacciata e per bere troppo, il che la rende ancora più chiassosa e sfacciata. Johann, fratello di Franz Bauer, marito di Heidi, padre di Veronica e Hans. Johann è in buoni rapporti con la maggior parte delle famiglie della città, ma è determinato ad ampliare la sua fattoria. Figlio di Peter Gartner e della sua defunta moglie, Christine, chiamato il Grosso perché è l'uomo più imponente della città. Barone di Kurt Vogel, presso Worms, mecenate dell'abbazia e di Kersau, amante dei libri e dell'arte. Figlio di Franz e Kat, marito di Brigita. Ah, pensavo che fosse più giovane Martin. Oddio, non si può sapere, il matrimonio del 1500 non era esattamente roba da trentenni. Noto per la sua pigrizia, la sua scontrosità e la sua propensione ai piccoli furti. Miklaus. La W è sempre pronunciata V. Servo svevo di Lorenz Kurtvogel, falegname della città e figlio vecchio di Otto, noto per la sua avversione per l'abbazia, in particolare per padre Gernot. Marito di Clara, padre di Jorg il Grosso, Eva e Ursula, noto per la sua irascibilità e la sua avversione per l'abbazia. E Leonhard Müller, miniatore dell'abbazia di Kiersau, eccolo, noto per la sua gentilezza e la sua disponibilità. Fratello Piero è anche un rispettato maestro pittore, specializzato in opere cromaticamente straordinarie. Salve Andreas. Ehi Andreas. Cosa? Chiesa e casa dei Drucker. Posso fare un Perry e Martin? Cioè sta parlando in una lingua... Buongiorno Andreas, come va? Buongiorno Klaus. Un altro giorno all'abbazia, ancora qualche ora e potrò tornare a lavorare al mio capolavoro. Lui stampa perché stampa! È vero, perché lui è lo stampiere. È lo stampatore, sì. Buono a sapersi. Allora vieni a cena da noi stasera? Marie e Bert vorrebbero vederti. Oh mio Dio Bert, quanto è carino! Ok. È caratterizzato, è personalizzato, sì.
Devi assolutamente vedere queste nuove xilografie realizzate per un'edizione italiana di Till Eulenspiegel. Eulenspiegel. Non sapevo che padre Thomas ti permettesse di stampare libri in italiano. Su via, Andreas, non è così severo. So che sta solo cercando di proteggere le persone da... dall'eresia, dalla mania delle streghe, da storie d'avventura di dubbia moralità, dalla sciatta composizione dei tuoi libri. Che pezzo di merda, ma... Quelle non lo preoccupano più di tanto, in realtà. No? Basta che non diventino troppo carnali. Oh. Allora ti aspettiamo per cena stasera? Dopo i vespri? Certo, grazie. Benissimo. Dirò a Marie e Bert che verrai. Ci vediamo allora. A dopo. Ok, non posso andare. Ti benedica Dio, maestro Mahler. Spero che tu stia trascorrendo una buona settimana. Che buono che sembra. Grazie, padre. Va abbastanza bene. Stavo salendo su per la collina per andare a lavorare. Bene, bene. Andreas, non ricordo di averti mai visto a messa domenica mattina. Sai quanto sia importante per la tua salvezza ricevere la Santa Comunione, vero? Io... sì, vi chiedo scusa, padre Thomas. Vi prometto che questa domenica ci sarò. Lo so, ma ho lavorato io dei bozzetti fino a notte fonda e... sono rimasto in piedi fino a tardi sabato. Non mi va di iniziare una discussione con lui. Andare in chiesa la domenica è davvero un tale fardello? Se non vuoi farlo per lui, fallo almeno per te stesso. Hai molte responsabilità. Padre Thomas dovrebbe apprezzare il duro lavoro che svolgi per aiutare l'abbazia. Quest'impiccione non può costringerti ad andare a messa all'inferno! Poverino, lo fa con totale spontaneità. La messa può essere un'esperienza edificante, ricordi? D'accordo, non serve discutere. Mi impegnerò di più ad andare a messa la domenica. Però, sospiro. Andreas, pensi che mi piaccia redarguire le persone per convincerle a venire a... Oh, signore, quale benedizione ricevere un visitatore così illustre! Maestro Mahler, vi presento Lorenz, barone di Kortvogel, un grande signore di Worms. Fiorente città libera nella parte occidentale dell'impero, situata sul fiume Reno, Worms è stata sede di molte diete imperiali. Dieta non... che significato ha in questo contesto? È bello vedervi, padre Thomas. Mi rallegra che abbiate serbato... Diete sono riunioni, grazie, The Cube. Dieta editto, fighissimo. Mi rallegra che abbiate serbato un buon ricordo di me. Se solo potessi dire lo stesso di tutto il vicinato. Beh, sì. Cosa vi ha condotto di nuovo alla nostra cittadina? Io e mia moglie siamo tornati da un viaggio a Venezia. Abbiamo trascorso alcuni giorni a Innsbruck ed è stato terribilmente noioso. La capitale della contea austriaca del Tirolo, nonché la tappa principale della via Imperii, che collega l'Italia alla Baviera. È la città più importante, è la città importante più vicina a Tassing e all'abbazia di Chiersau. E è inoltre nota per i processi alle streghe che lì si sono svolti nel 1485. Processi. Mikiro! Grazie di cuore, me lo ricordo. Nate Ne. Welcome back, grazie di cuore. Ci siamo. Io e mia moglie stiamo tornando da un viaggio a Venezia. Ok. Voglio dire, ha un certo fascino comune a queste città alpine, ma era piena di nobili per la dieta dell'imperatore. Dieta. È un'assemblea che riunisce i tre colleghi degli stati imperiali del Sacro Romano Impero. I principi elettori, i principi e i duchi, i principi elettori, i principi e i duchi, e i rappresentanti delle città imperiali. Questi si incontrano per deliberare su questioni importanti per l'impero. L'imperatore! Era lì! L'avete visto? Oh, di sfuggita, ma era in posa per un ritratto, piuttosto affascinante. Non ho voluto disturbare né lui né il pittore. Chi era l'artista, mio signore? Perché è stata convocata la dieta, mio signore? Com'era Venezia? Vivevo lì fino a qualche anno fa. Chi era l'artista, mio signore?
Di sicuro lo conosce. Un uomo anziano di Norimberga con una reputazione sufficiente da valergli l'incarico di dipingere l'imperatore. Mi dispiace, mio signore, non so a chi vi riferiate. Non conosci Albrecht Dürer? Un vero peccato. Pensavo che fosse noto in tutto l'impero. Ci è rimasto malissimo. È un rinomato pittore e stampatore di Norimberga. È molto stimato a Venezia e in tutto il Sacro Romano Impero. Dal 1512 gode del patrocinio dell'imperatore Massimiliano I. Vorrei a questo punto offrirvi un altro parziale contenuto interessante a livello di content creator sul videogioco, critica, divulgazione estetificate qua. Un buon videogioco, una buona scrittura del videogioco evita una trappola ludica pericolosissima che potrebbe Pentiment effettivamente ed efficacemente schivare. Qualcuno, rispetto al mio avere avuto l'istinto di parlarvene ora, riesce a indovinare a cosa mi riferisco? È una trappola terribile in un gioco narrativo. Terribile. Di videogioco, attenzione. Non di sceneggiatura. Vi ho dato pochi indizi, tranne il momento in cui ne sto parlando. Bravo! Uno di voi è riuscito ad azzeccarci. Bravissimo. Beh, bravissimi comunque tutti. Bravissimi. Ha indovinato The Expat. Mi riferisco alla trappola terribile di far sì che il giocatore ricada nella obbligazione, troppa voglia di sfruttare il proprio tratto caratteristico scelto come dialogo. Cioè, il dialogo di Venezia non deve essere quello per forza più bello o che io voglio cliccare perché l'ho scelto, quindi devo fare quello perché è segreto, perché è extra, perché mi sblocca qualcosa, no? Non deve mai essere così, mai essere così. Ma neanche essere una merda inutile come in Cyberpunk 2077. Ad ogni modo, mia moglie voleva rimanere ancora un po' a Innsbruck. Così ho deciso di partire in anticipo a visitare Chierso. Lo sto pronunciando bene, Chierso? Ho sentito che padre Mattias ci ha lasciati poco dopo la sua ultima visita. La mia ultima visita. Una grande perdita per l'abbazia e per tutti noi. Senza dubbio. Chiersau. Ah, si legge Chiersau, non è Chiersau? È semplice. Senza dubbio. Per fortuna, di recente mi sono imbattuto in una copia della Historia Tassie che stava leggendo durante la mia ultima visita. Historia Tassie. Un resoconto della storia antica di Tassing, precedente abate di Chiersau, perché è tedesco, ok? Padre Mattias ne aveva una copia. Il barone Rothvogel donò una seconda copia all'abbazia. Padre Mattias sperava di trovare una seconda copia per corroborare i contenuti della prima. Contiene alcuni dettagli affascinanti sulla storia locale. Temo che potrebbero persino causare qualche scandalo. Certo. Ma ora devo andare. Avremo tutto il tempo di discutere del passato di Tassing più avanti. Ho commissionato un manoscritto all'abbazia tramite padre Gernot e desidero controllare come procede il lavoro. Pierpa, welcome to the Covenant, grazie di cuore. Oh, mio signore, se siete qui per vedere il vostro manoscritto, dovreste parlare con il giovane maestro Mahler qui presente. Non posso fregiarmi del titolo di maestro. Devo ancora sposarmi e ricevere l'approvazione del mio del consiglio cittadino. È un onore incontrarmi, signore.
Andreas è un minatore di Norimberga. Lavorerà nello scriptorium dell'abbazia per qualche mese. Un minatore di Norimberga che lavora in un'abbazia. Nel 18. Oh, io e te dovremmo scambiare due chiacchiere, Andreas. Voglio conoscere tutta la storia. Certamente, mio signore, sarebbe un onore. Beh, avrei dovuto già essere all'abbazia, ma non penso sia un problema. Non credo che il mio signore troverebbe interessante la mia compagnia. Ah. Meraviglioso. È così raro trovare qualcuno che ne capisca di arte in campagna. Grazie per avermelo presentato, padre Thomas. Stasera venite a cena all'abbazia. Siete invitati alla tavola dell'abate. Oh no! Ah no, Thomas, quindi non devo pisciare l'altra famiglia, ottimo. Oh, non preoccupatevi, padre. Voi venite dopo i vestri. Non potrà mica cacciarci. Io... Eccellente, ci vediamo più tardi. Niklaus, io smonto. Tu inizi a portare i cavalli alla foresteria dell'abbazia. Io mi concederò del tempo per parlare con il maestro Mahler. Ti raggiungerò dopo. Subito, mio signore. Quindi sei un viaggiatore da Norimberga. Perdonami se te lo dico, ma sembri un po' anziano per non essere ancora un maestro. Non sei sposato? No, non sono sposato. Ma in verità sono arrivato alla mia vocazione tardi rispetto a mio padre e ai miei fratelli. Sono stato all'università per vari anni, a Erfurt. Erfurt! Meraviglioso! La stessa università di Martin Lutero. Hai letto le sue opere? Un uomo geniale. Un uomo. È una delle città più popolose dell'impero, ubicata vicino al suo centro. Dal 1379 ospita una stimata università, oltre a essere un cuore pulsante del pensiero umanista. Martin Lutero è un sacerdote e professore di teologia presso l'università di Wittenberg. Figura controversa per le sue opinioni circa la vendita di indulgenze da parte della Chiesa per rimettere i peccati. Madonna santa. Noi viviamo in un mondo. Noi viviamo nell'universo nella quale. Lutero! Ho peccato di Luther King, scusate. Come accento. Noi viviamo in un mondo nel quale la Chiesa vendeva il perdono divino. E la gente, l'essere umano, era soggiogato e sottomesso, e nel terzo millennio siamo ancora dietro a questa cosa. Cioè, io mi immagino le indulgenze su Amazon.com, perché saremmo, cioè, mi passa, non ho parole, è raccapricciante, ed è un raccapriccio che non si può curare, ragazzi. Dice cose sulla Chiesa che avrebbero dovuto essere dette da anni fa. Forse si metterà nei guai, ma è un uomo coraggioso e brillante. Aspetta, forse l'hai incontrato. L'hai conosciuto. Devi dirmelo. Ah, no, era qualche anno avanti a me. Tuttavia, le sue idee sembrano affascinanti. Sono perfettamente d'accordo. Devo assolutamente incontrarlo, se mai sarà possibile. Chissà se i buoni fratelli dell'abbazia ne hanno sentito parlare. Forse hanno anche letto la sua lista di 95 tesi contro la Chiesa. Padre Mattias apprezzava un vivace dibattito. Spero che anche padre Gernot non sia da meno. Ma ora basta con Lutero. Parlami dei tuoi studi universitari. Perdonatemi la domanda, barone. Avete frequentato l'università? Mi sembrate molto colto. Perché siete così interessato alla mia educazione? Oh, sì, ti sembrerà strano. Non ho frequentato l'università, ma ho avuto una ricca istruzione privata nella tenuta della mia famiglia.
Guarda com'è. Strano questo Lorenz, lo scambio. Amo la conoscenza in generale, da Aristotele a Cicerone, da Aristotele a Cicerone a Ficino ed Erasmo, e tutti gli altri che sono esistiti o che devono ancora venire. Cicerone era uno statista, studioso, avvocato e celebre oratore della tarda Repubblica Romana. Ha cambiato scrittura dopo che abbiamo saputo della sua istruzione, certo, è giusto, è vero. È ammirato sia per i suoi contributi alla letteratura latina, sia per le sue capacità retoriche. Marsilio Ficino è stato un sacerdote umanista italiano del XV secolo, oltre che una figura di spicco del Rinascimento. È noto per le sue traduzioni in latino delle opere di Platone. Erasmo da Rotterdam, sacerdote e filosofo olandese, è uno dei principali umanisti dell'Europa settentrionale, noto per le sue opere in latino e greco, nonché per i suoi appelli in favore di una riforma della Chiesa. Aristotele, filosofo greco e allievo di Platone, era noto per il suo eclettismo e trattò una vasta gamma di argomenti. Il suo lavoro è ampiamente citato dagli studiosi attuali e gli vengono attribuite numerose opere aggiuntive, molte più di quante ne avrebbe mai potute scrivere. Forse ho giudicato male il barone. Sembra un uomo colto. Sembra colto come uno studente universitario. In verità, sono semplicemente felice di parlare con un altro uomo di cultura. Dimmi, hai conseguito il dottorato? Io no, non l'ho fatto, solo un master. Avevo iniziato a studiare per un dottorato, ma non ho finito. Oh, peccato. Comunque, qual era la materia? Oh! Scegli le origini che influenzeranno le decisioni del tuo personaggio nel corso delle vicende narrate. Teologie. Andreas ha solide nozioni di teologia cattolica, conoscenza biblica, diritto canonico, eresie e argomenti simili. Andreas conosce le nozioni di base dei complessi sistemi legislativi che governano i vari stati del Sacro Romano Impero. Andreas conosce le nozioni di base della biologia umana, della medicina e della patologia. Teologo. Teologia, per quanto possa sembrare strano. O non è affatto strano. È una buona materia di studio per chi aspira a una posizione nella Chiesa. Il mio defunto zio era l'abate di Fulda. Ho trascorso molte ore a leggere i manoscritti della biblioteca con il suo permesso. Allora, non era esattamente così. L'indulgenza non è il perdono, sarebbe evitare di fare ammenda, gli anni di purgatorio. Comunque, il riscatto dopo aver ottenuto il perdono. Anche quelli che compravano l'indulgenza dovevano chiedere perdono. Non cambia che fosse un'enorme ipocrisia. Certo, grazie. Adoro. Fulda, città costruita intorno a un'antica abbazia benedettina, vicina al centro dell'impero. Gli abati, di Fulda sono principi imperiali e detengono un grande potere. Era un uomo abbastanza devoto, ma esercitava un grande potere da quell'abbazia. Voi, se avessi avuto un po' di fede, avrei pregato di non vedere mai più il vostro volto qui. Siate maledetto. Lorenz Rofvogel, se i cani di Percta vi strappassero la carne a morsi, sarebbe un destino troppo gentile. Guardate la faccia di Andreas. Queste comunità rustiche mostrano una scioccante mancanza di ospitalità, non credi? A cosa si riferiva? E chi può dirlo? Quando avrò finito di rifletterci, probabilmente quella vecchia megera sarà già morta. Minchia. Ok, nasconde qualcosa. E cosa mi dici dei tuoi primi anni dell'università? Ogni studente deve studiare il trivio e il quadrivio, giusto? Avevi una materia preferita? Amici! Signor educato, welcome to the Covenant. TQA Valus, welcome back. Ivanir, grazie dei 15 mesi. Ok. Andreas ha un'ottima padronanza della grammatica e del vocabolario latini e ricorda con facilità le sentenze antiche, antique, sagge citazioni della Repubblica e dell'Impero Romano. Andreas pensa istintivamente alle implicazioni di ogni informazione che riceve, è abile nell'analisi spaziale e riesce a eseguire con facilità calcoli complicati a mente. All'università Andreas eccelleva nella retorica, è abile nell'insegnamento e nell'arte oratoria e possiede ottime capacità persuasive. Occultista.
Andreas possiede pericolose conoscenze teoriche e pratiche di alchimia, astrologia, teurgia, negromanzia e di vari riti e cerimonie magiche. Sono un teologo alchimista. Cielo e terra, conosce molto bene le costellazioni, i corpi celesti e il loro movimento. Si intende anche di piante e animali, grazie ai suoi studi e all'esperienza personale. D'accordo, ma noi siamo un personaggio eclettico che è un artista, un teologo che si è affascinato a quell'universo anche attraverso la logica. Logica, geometria e aritmetica. Piuttosto interessante per un artista. I tuoi studi si basavano sull'organon di Aristotele? Sì. Per la logica e gli elementi di Euclide, per la geometria. Ma negli ultimi secoli sono stati pubblicati nuovi testi meravigliosi sulla logica. Euclide, matematico dell'antica Alessandria d'Egitto, è considerato il padre della geometria ed è noto per i suoi elementi, l'opera fondamentale dell'intera formazione universitaria sulla geometria. Bondo, welcome back, e Victor, benvenuto nella Covenant. Pietro Abelardo ha fornito i fondamenti della filosofia scolastica e ha consolidato l'importanza dell'opera di Aristotele. Poveri accenti, lo so, mi dispiace, Riccio. Insegnante, filosofo e teologo francese del XII secolo. È noto per il suo impegno filosofico nell'ambito della logica e per il suo lavoro teologico sulla teoria dell'espiazione. È anche ricordato per la storia d'amore che lo legò a una delle sue allieve, la famosa monaca benedettina, badessa e studiosa Eloisa di D'Argentui. More or less. L'inglese Guglielmo di Ockham ci ha dato la Summa Logicae, argomentando il nominalismo contro il realismo platonico. Senza dimenticare Tommaso d'Aquino, che ci ha messo a disposizione gli strumenti per impiegare sia la fede che la ragione nella ricerca della verità. Influentissimo filosofo, teologo e giurista appartenente alla corrente dello scolanticismo. Cosa ho detto? Scusate che mi si sta spezzando la gola per quanto sto parlando. Cosa ho letto male? Il rasoio di Ockham, ma cosa? Cosa ho detto, merda? È perché effettivamente comunque... Ah sì, Ockham era famoso per un procedimento logico chiamato rasoio, sì, oh certo. Ah, non stanno correggendo. Ok. Tutti monaci e frati, ovviamente. Quanto lavoro per adattare Aristotele alla visione della verità della Chiesa. Semperfy. Un operaio su Twitch? Semperfy. È così sbagliato. Dubito che questi grandi uomini avrebbero lottato per inserire la logica in ciò che la Chiesa ha stabilito con la prassi e la forza. E gli altri studi? C'era dell'altro in cui eccellevi. Oh! Combo? Allora, la combo logica oratore è tanta roba, ma non è la sua strada. Non è la sua strada. Assolutamente. Qua è difficile, la double spec è difficile, perché... Logica e occultismo è affascinante. Studi teologia. Occultismo per fare un confronto e usi la logica per creare un'argomentazione tra le due creative, tra le due realtà. Cielo e terra è la mia passione, oratore il mio talento, ma una cosa è Michele, un'altra è Andreas. Ho sfruttato la biblioteca dell'università per perseguire interessi più esoterici. Oh, cosa intendi per esoterici? Testi mistici, libri sull'alchimia, l'invocazione degli spiriti, la divinazione. Da un punto di vista puramente accademico, ovviamente. Ovviamente. Ovviamente! Ho iniziato con la traduzione di Ficino del Corpus Hermeticum e da lì il mio interesse non è che cresciuto.
una raccolta di 17 trattati filosofico-religiosi riguardanti la soteriologia di Ermete Trismegisto, detto anche Ermete il tre volte grandissimo. Questi testi antichi riflettono idee e tradizioni egizie, greche ed ebraiche e furono tradotti in latino alla fine del XV secolo da Marsilio Ficino e Lodovico Lazzarelle. Ermete. Poveri accenti. Che sarà il titolo del primo episodio. Davvero interessante, Andreas. Prima di andar via troverò il tempo per discutere più a fondo con te dell'argomento. Ora canonica corrispondente alla prima ora dopo l'alba. Sì, ma in questo caso è sbagliato. È una delle ore minori dedicate alla preghiera. Sì, ma non è. Non intende questo in questa frase. Attendo quel momento con impazienza, mio signore. Vi prego di essere discreto al riguardo, mio signore. Ah, ecco l'abbazia. Servo splendidi ricordi di questo posto e padre Mattias. Mi è molto dispiaciuto apprendere della sua scomparsa. Come lo avete conosciuto? Come siete venuto a sapere di Kiersau? La mia famiglia ha sostenuto Kiersau per innumerevoli generazioni. Anni fa mi era giunta voce che Kiersau avesse ancora una magnifica biblioteca e artigiani di talento. Oggigiorno la produzione di manoscritti è quasi tutta nelle mani di artisti professionisti. Dunque immagina la mia sorpresa quando trovai qui uno scriptorium ancora attivo. Beh, non è rimasto molto ormai. Due anziani, un giovane scriba e il sottoscritto. È un posto ideale per lavorare alla propria arte. Gli artisti rimasti qui sono talentuosi, anche se un po' all'antica. Beh, Kiersau è ben più che un po' all'antica. Alcuni dei miei amici mi ritengono pazzo per aver commissionato un manoscritto a un'abbazia di questi tempi. Ma la mia famiglia ha sostenuto Kiersau per generazioni. Trovo sbagliato smettere di farlo quando qui c'è ancora del talento. Un anno fa, è bellissimo come si allarga l'inchiostro, no? Ho commissionato un manoscritto a padre Gernot. Ho pensato di passare per controllare come procede. Aspetta, te ne stai occupando tu? È un libro di preghiere con 20 illustrazioni. Non sono io, ma l'opera mi è nota. Conosco bene il miniatore, il venerabile fratello Piero. Venerabile quanto? Non ha perso ingegno e abilità, se è questo ciò che vi preoccupa. Fratello Piero ha un talento incredibile con il colore. Allora attendo con ansia di vedere la sua opera. Castellales, welcome back. Riccio Spadaccino, grazie della tier 1 di cuore. Benvenuto. Gay Gate 2. Miklaus, occupati dei cavalli del bagaglio. Io vado all'abbazia. Sì, mio signore. Bene, non facciamo aspettare ulteriormente l'abate. Piccolo trivia. Gli animali antropomorfi e o con oggetti umani erano delle vignette umoristiche che i monaci annoiati inserivano nei propri manoscritti. Il coniglio, da sempre considerato l'animale più innocuo del creato, era il soggetto preferito per queste illustrazioni. Non so perché si chiamano miniature. Mi affascina. Allora. D'accordo, Lorenz, cosa nasconde? Suore. Abbastanza insolito per una casa benedettina avere sia monaci che suore, anche se separati. La chiesa ha chiuso la maggior parte dei monasteri doppi secoli fa. Ma per molti versi, Kiersau è un luogo fuori dal tempo. La parola miniatura deriva dal latino miniare, che vuol dire scrivere in rosso le lettere iniziali di una pagina. I romani chiamavano infatti minium il pigmento rosso-arancio usato per delineare queste iniziali. Che figata! Conoscete Madre Cecilia? Mi è parso che vi abbia riconosciuto. Allora, il punto è, a questo punto, quanto devo prendere sul serio la complessità di Pentiment? Posso non dirgli
di questo dettaglio a Lawrence, facendo sì che però il mio protagonista tenga a mente l'ovvio averlo notato? Oppure, se non glielo dico, Andreas non saprà che l'ha riconosciuto? Cazzo. Accidenti. Perché è distinto, va bene indagare, ma non esageriamo troppo. Quindi, in questo caso... Shh. Ah, voi dovreste essere padre Gernot. Sono Lorenz, barone di... Oh, il barone di Rotvogel! È splendido avervi di nuovo qui. Ci siamo già incontrati durante la vostra ultima visita. Ah, se lo dite voi, non sono bravo a ricordare i volti. Vi prego di perdonarmi, mio signore, ma pensavo che sareste arrivato fra qualche giorno. Sì, insomma, mi sono anticipato. Ero impaziente di vedere il mio manoscritto. Sono certo che non sia un problema. Noi... sì, cioè... no, non è un problema. Volete vederlo subito? Oh, tra un minuto. Metterei volentieri prima qualcosa nello stomaco. Posso vedere cosa offre la cucina? Sì, sì, certamente, mio signore. Vi raggiungerò lì. Non posso idratarmi più, Metamerluzzo. Grazie, ho finito ogni liquido. Andreas, non so cosa stessi facendo con il barone, ma ho bisogno di te nello scriptorium adesso. Certo, padre, non vedo l'ora di mettermi al lavoro. Perché ve la prendete con me? Non è un mio problema. È un brutto momento per chiedere un anticipo sul pagamento per il libro delle ore? Per carità di Dio, Andrea, asqueta un secondo. Mettiti al lavoro, allora! Merda. Avrei dovuto chiedergli un anticipo per le tasse dei Gertner. Non è vero. Queta un istante. Non era un buon momento. Hai fatto tardi, Andreas. Prenditi le tue responsabilità. Magari potrei semplicemente convincere il fratello Matthew a pagarmi in anticipo. Oh mio Dio, è bellissimo! Le tasse di Gertner. Trova un modo per farti pagare. Rubare alle suore. Eccoti! Santuario. Ma che faccina bella! È bellissima lei! È un uovo! Gertrude. Dio ti benedica, maestro Mahler. Come procede il tuo lavoro nello scrittorio? Potrebbe andar meglio. Ti consolerebbe sapere che ieri Agnes Steyaunauerin ha ricevuto dello zafferano? Davvero? Chi te l'ha detto? Suor Matilda, la vista dagli Alban. È una matriosca, è vero? Potresti cercare di convincere il priore Ferenc a procurarsene un po' per i tuoi gialli. Buono sapersi. Come sta Mausfanger? È qui da qualche parte. Speriamo che trovi i coniglietti prima di Suor Matilda. Ci vediamo, Gertrude. Dio vi benedica, Andreas. Forse ci vedremo al santuario di Santa Sazia uno di questi giorni. Padre Gernot potrebbe essere disposto a negoziare un anticipo sul mio stipendio. Dovrò affrontare l'argomento con cautela e presentare argomentazioni solide. Potrei chiedere a fratello Matthew un pagamento anticipato sul mio manoscritto. Ti benedica, maestro Mahler. Lisbeth. Dio ti benedica, maestro Mahler. Margaret. Dio ti benedica, fratello Piero. No, un momento, è il maestro Mahler. È cieca! Pensavo che non vedeste, suor Marguerite. Durante il giorno riesco a distinguere alcuni colori. Come avete capito che ero io? Tu e fratello Piero odorate entrambi dei pigmenti che usate. Ma tu sei più alto e hai un secondo odore, come di pesce o mandorle tostate. Oh, è vecchio olio di lino. Popolare tra gli italiani, ma fratello Piero non lo usa. Ne parlerò con suor Gertrude.
Come stanno crescendo le erbe di Sor Gertrude? È presto per dirlo. La maggior parte non sarà pronta prima di maggio. Ma mi trovo bene a lavorare con le erbe. Colta. Buona giornata, Marguerite. Dio ti benedica, maestro Mahler. Fratello Matthew si occupa di questo santuario insieme ad alcune sorelle che dipingono i distintivi per i pellegrini. No! Un reliquiario contenente la mano di San Maurizio, un tempo impugnò la lancia sacra, o almeno così si dice. Detta anche lancia del destino, lancia di Longino, è la lancia che trafisse il costato di Gesù sulla croce. Attorno a questa lancia si sono sviluppate molte leggende, diversi luoghi ne reclamano il possesso. Grazie di cuore. Wow, Nomios, non vedo l'ora. Di Resistance è Beyond Good and Evil. Ok. Scusate. Chiostro. Chiesa. Non stiamo proprio muovendoci in fretta, eh? Sembra che questa porta conduca al resto del convento. Non posso usarla. Ah, il paternio. Ha sempre un profumo così fresco. Casa della priora. Quella incazzosa. Che bella estetica. Fleasy, welcome back. Cecilia. Dio ti benedica, Andreas. Dio vi benedica, madre Cecilia. Posso esserti utile in qualche modo? Ho notato che avete portato le sorelle all'interno dell'abbazia quando sono arrivato insieme al barone. E perché ti interessa? Mi è semplicemente sembrato insolito. Il barone era venuto qui per vedere l'abate e lo scriptorium. Non è opportuno che le sorelle si intrattengano con degli uomini. Tutto qui? Ho risposto alla tua domanda, Andreas. Buona giornata. Buona giornata. Matilda. Dio vi benedica, maestro Mahler. Suor Matilda, come state? Madre Cecilia non vuole che parliamo con gli uomini, a meno che non sia necessario per svolgere il nostro lavoro. Ah, perdonatemi, non intendevo disturbarvi. Vi ringrazio, maestro Mahler. Mamma mia, che roba. Dusting è fortunata ad avere una tale quantità di betonica spontanea. Io dovevo comprarla a Norimberga. Ah, la 5 foglia comune. Cresce così facilmente che alcuni la considerano un'erbaccia. Senza dubbio, le suore si prendono molta cura del loro giardino. Sophie. Dio ti benedica, maestro Mahler. Come vanno le cose nella cucina delle suore? Senza offesa, maestro Mahler, ma non posso parlare con gli uomini. Ah, le mie scuse. Dio ti benedica. Anche a voi, sorella. Come fa una specie a raggiungere questo? Come fa? Grazie, Davide, speriamo. Senza dubbio, le suore si prendono molta cura del loro giardino. Mausfanger! Oh. Minchia, c'è una cura dell'animazione incredibile. Suor Gertrude è sicca e conserva qui tutte le sue erbe. Oh mio Dio, è la matriosca. Un dipinto di Hildegarda di Bingen, molto cara madre Cecilia. Hildegarda era una badessa benedettina, visionaria, mistica e prolifica scrittrice su svariati argomenti, dalla teologia alla composizione musicale, passando per la medicina.
porte del convento sono chiuse agli estranei, quantomeno agli uomini. Mousefanger sarebbe tipo cattura topi. Cattura topi, figo. Ora mi maledice il prete. Victime Pascali laude, immolent Christiane. Ammazza, canta da solo? Agnus. Addio ti benedica, Andreas. Avete recuperato la voce dopo la messa di Pasqua, Rüdiger? Oh sì, è stato un bello sforzo, ma ne è valsa la pena. Vabbè, se il Signore ci ha donato tutto se stesso a Pasqua. Esattamente! Ti auguro una buona giornata nello scriptorium. Io vi auguro una buona giornata con i vostri canti. Chissà che dice. Guardatevi! È piccolissimo! Sagrestia. Cosa ne pensate di fare? Cosa pensate di fare, maestro Mahler? Io? State lontano dalla sacrestia. Sapete che non vi è permesso accedervi. Volevo solo ammirare gli oggetti sacri usati durante la messa. Allora venite a messa. Certo, le mie scuse. Vi ringrazio, maestro Mahler. Strozze. Come va oggi la sacrestia, Matthew? Uguale a ieri. La mia vocazione mi sembra ridicola. Maestro Mahler? No, volevo solo essere gentile. Allora andate in pace, amico mio, sapendo che i tesori dell'abbazia saranno al sicuro per un altro giorno. Che Dio sia con voi. Un'altra cosa, ho un favore da chiedervi. Sì, Andreas? Speravo poteste darmi lo stipendio per l'ultimo manoscritto in anticipo. Vorrei riscuotere il mio stipendio. Il priore Ferenc non mi ha riferito che avete completato i nuovi manoscritti. Sarete pagato al completamento di ogni manoscritto che minierete, non prima. Mi mancano solo poche pagine, fratello Matthew. Le finirò comunque nei prossimi giorni. Allora penso che possiate aspettare qualche giorno per riscuotere il vostro stipendio. Questa abbazia si regge su accordi reciproci, non pagamenti a caso. Venire meno a tali contratti causerebbe problemi enormi non solo a Kiersau, ma anche a Tassing. Capisco, non insisterò oltre. Grazie, e che Dio vi benedica, Andreas. Merda. Matthew si è rifiutato, già. Me l'aspettavo. Accidenti. Ma non volevo insistere. Io sto giocando di roleplay. Non si può. Andreas è una persona equilibrata. Non vuole cazzi e litigi o provocazioni aggressive. È coscienzioso, sì. Ruba tutto! Cos'è questa? Una volvella? Ne ho già viste prima nei trattati di astronomia e medicina. Ma questa a che serve? Due ruote, la ruota superiore a lettere greche e fori ritagliati per rivelare le lettere latine sottostanti. Spirito del roleplay live. Il bordo esterno della ruota inferiore è diviso in quattro sezioni, ciascuna decorata con un simbolo elementale. No, elementare. Simboli greci, latini ed elementari. È ovvio che l'autore è qualcuno con interessi occulti.
Ah, ruotare il disco superiore di un quarto allinea un diverso simbolo elementare con la cima del disco inferiore. Considerato il numero di lettere e le dimensioni dei dischi, c'è spazio sufficiente per un totale di 4 versioni dell'alfabeto latino. Mi chiedo a cosa serva. È una sorta di cifrario. Devo indagare più a fondo. Deve essere collegato a qualcos'altro qui intorno. Attenzione. Ammazza. Mikedomus, welcome back, grazie. Kimor, pura passione videoludica inglobata in un uomo. Grazie di cuore. Boss fight segreta. Cimitero. Wow. I meli hanno appena iniziato a fiorire. Ci vorranno mesi prima che producano frutti. Un monumento della fondatrice dell'abbazia. È piuttosto recente, i fondi sono stati donati dai suoi discendenti. Buona giornata, Andreas. Macello chiuso. Minchia, ma è un posto gigantesco! Questi cetrioli stanno crescendo rapidamente. Sono sicuro che tutti quelli che non verranno marginati, mangiati, finiranno in salamoia. Sì, no, la mappa l'abbiamo vista. Grazie, Foreclose. È incredibilmente gigantesco, vedete? Recinti, macello, cimitero, cucina e cantina, refettorio, chiostro, sala capitolare. Io sto cercando di evitare... il chiostrum quanto più possibile, perché... Oh mio Dio. Cantina. Lucas. Ciao, Andreas. Come va in cucina? Fratello Voslav, Vojislav, ti fa lavorare molto? Oh, è tondo anche lui. Non troppo. Fratello Vojislav è buono con me. Sono il padre abate e il fratello priore che mi rendono difficile la vita. In che modo? Non dovrei lamentarmi. A loro piace il cibo in un certo modo e io non sono ancora tanto bravo a cucinare. Ah, fratello Vojislav ti insegnerà tutto con il tempo. Anche fratello Edox si lamenta del cibo. Ma lo fa solo con un fratello. Ma lo fa solo con fratello Vojislav. Cosa ne può capire fratello Ego di cucina? Viene dalla Cornovaglia. Non so nemmeno dove si trova. È una terra a ovest, dall'altra parte del mare, dove mangiano solo pesce. Sembra terribile, ma è proprio di quello che si lamenta sempre, il pesce. Il pesce. Credo che gli piaccia lamentarsi. Non perditi d'animo, fratello Lucas. Stai imparando. Grazie. A più tardi, Andreas. A più tardi. Il chiostro è pericolosissimo. Ha sicuramente la trama dentro. Andiamo in cantina. Eccolo, nell'oscurità. Buongiorno, Andreas. Com'è vivere con i Gertner? Mi piace, sono una bella famiglia. È una stanza in una casa di campagna, non posso aspettarmi granché. Andiamo abbastanza d'accordo. Beh, Peter sa essere spigoloso, ma credo che sia più gentile con gli abitanti della città di quanto non lo sia con noi dell'abbazia. Ah, è più o meno uguale. Ah, oh, possano Dio e il tempo addolcire il suo carattere per il bene di tutti noi. Beh, se non ti incontro più tardi all'abbazia, magari ci vediamo domani a Tassing. A presto.
Ah, è vero, il chiostro e il scriptorium sono due cose diverse, è vero. È vero, è vero, è vero, è vero. Comunque posso andare al chiostro, lo scriptorium devo evitarlo. Dormitorio. Ma ragazzi, ma è più grande questo ambiente di tutto Detroit Become Human. Allora, vecchio bastione, chiesa. Vittoria. Ok. Chiesa. Ok. Dio vi doni la pace, maestro Mahler. Fratello Sebat, sono sorpreso di vedervi ancora qui. Lo sono anch'io, ma presto tornerò a Roma. Io e il mio vescovo ci rammarichiamo di non aver potuto ricambiare prima la generosità di padre Rodolf. Shinryu Chaos, welcome back. 45 mesi. Unstorm, anche a te. 23. Tanti anni fa, al Concilio di Costanza, dimostrò una grande umanità nei confronti dei nostri sacerdoti. Rimarrete a Roma. La decisione spetta al mio vescovo. In ogni caso, mi mancheranno... Oh, sono stronzi, eh? Mi mancheranno queste montagne. Dovreste visitare l'Etiopia, maestro Mahler, e ammirarne gli altipiani. Dio ha benedetto la mia casa con grandi bellezze. Mi piacerebbe un giorno. Prima però devo tornare a Norimberga e aprire il mio laboratorio. Sì, un giorno. Fino ad allora, se mai vi direcherete a Roma, può darsi che io sia ancora nei paraggi. Non mi sono mai spinto più a sud di Firenze, ma mi piacerebbe molto visitare Roma. Pur superata in prestigio dalla vicina Firenze, Roma è comunque la sede del potere della Chiesa Cattolica e un importante centro artistico. A ogni modo, se nei prossimi giorni avete un po' di tempo, mi piacerebbe condividere un pasto con voi e alcuni abitanti della città. Gli abitanti della città? Sono abituato alle occhiatacce, soprattutto nei luoghi rurali come questo. Ho avuto un piacevole scambio di vedute con il fornaio e sua moglie. Welcome back, Stickmans. Oh, sì, Yalban. Ulrik Grett. Oh, mamma mia, fighi. Mi sono offerto di raccontare una storia ai bambini e alle loro madri durante un pasto, un giorno. Grett sembrava entusiasta, ma sarei più a mio agio se ci foste anche voi. Non mangiate qui con i fratelli? Sì, ma io sono un ospite, a differenza loro, quindi non sono vincolato dalla regola. Padre Gernot mi concede di entrare e uscire dall'abbazia a mio piacimento. Ok. Beh, non so quale lavoro l'abate abbia in serbo per me, ma potrei avere del tempo libero. Se vi è impossibile, non preoccupatevi. Dio vi doni la pace, Andreas. Oh mio Dio, quanta roba! Che bordello di roba! Ma sembra di esplorare un Souls, cioè... Quando i fratelli consumano i loro pasti, il lettore si accomoda per poter declamare. Guarda che bella l'estetica qui. L'ultima cena. Mi chiedo che ricette usino i fratelli per i piselli. Casa dell'abate! Eccolo! Attenzione! Mirabilis! Merda, ora ci ammazza. Bene, non dovevi lavorare? È finita. Dio vi benedica, Andreas. Visto che devi parlare con Gernot.
Eccoci qua, è finita. Andreas. Dio vi benedica, padre. Desideravo parlarvi a nome dei Gertner. Dei Gertner? E a che proposito? Faticano a far fronte all'aumento delle tasse. Vorrei negoziare una tariffa migliore per loro conto. Clara ha accennato ad alcuni pagamenti arretrati delle tasse dell'abbazia. Le ho detto che vi avrei parlato della questione. Andreas, non capisco bene cosa sperate di ottenere. Gli accordi finanziari tra l'abbazia e i Gertner non vi riguardano. Vi lo chiedo in nome della carità cristiana, padre. Non potete mostrare pietà per loro per questa volta? Forse non sul lungo periodo, padre, ma detesto vederli in difficoltà. Non potremmo discuterne. Invece sì, dato che mi hanno chiesto l'affitto in anticipo per pagare l'abbazia. Certo, è un peccato che vi stiano immischiando nei loro problemi. Non posso cambiare la tassa dovuta, Andreas. E l'abbazia fa affidamento su tutte le entrate per sostenersi. Se non c'è altro da discutere, dovrei tornare ai miei doveri. Dio ti benedica. Minchia, sono sicuro che con la carità mi avrebbe fatto il pagamento, ma io non potevo di roleplay di andare lì perché sono un teologo, allora faccio no, perché la carità, no, non sono affari tuoi. E minchia se sono affari miei. Non so neanche affari miei. Mi hanno tolto i soldi. Ferenc, che si fa? Allora. Oh. Genocide Run. Un affresco della danza macabra. Padre Mathias lo fece dipingere pochi anni prima della sua morte. È stupendo. Ricordatevi che il roleplay non è giocare per vincere, è giocare per far gioco di ruolo. Il nostro Andreas avrà sicuramente opportunità e riuscirà a farne una più del diavolo in alcuni casi, ma in questa è un po' diverso. Un'allegoria artistica sull'ineluttabilità della morte. Le illustrazioni raffigurano spesso persone di ogni ceto sociale, come monito del fatto che la morte arriva per tutti, dal contadino all'imperatore. Padre Mattia se lo fece dipingere pochi anni prima della sua morte. È stupendo. Wow. Ma neanche lei indella così tanta roba dentro, cioè. Siamo inculati, ragazzo mio. Le fondamenta dell'abbazia furono costruite durante l'occupazione romana di questa terra, non molto tempo dopo la morte di Cristo. Queste iscrizioni tombali sono antiche di secoli e risalgono sino alla fondazione dell'abbazia. L'abate Dietrich, ai tempi in cui il potere di Chiersau era al suo apice, nel XIV secolo, quei giorni sono ormai lontani. Indaga. Un bel rilievo della bello, insomma, della Vergine e del Bambino. Peccato sia nascosto qua giù. Come, scusa? Sì, ecco.
E adesso cosa? Cosa cavolo tocchi? Un passaggio segreto per la biblioteca, devo ricordarmelo. Ma cosa tocchi? Ha trovato un passaggio segreto nella chiesa! Ma non è normale! Ok, siamo stati... Non siamo stati nella foresteria, nella stalla... No, in realtà sì, forse sì, perché... Casa dell'ave... No, non ci siamo stati. Recinti, cimitero, scriptorium... Sagrestia, torre, cripta, biblioteca. La biblioteca non ci siamo stati perché è dentro lo scriptorium. Ecco, bastione. Potrei chiedere a fratello Matthew. Fottuto. Non sono riuscito a convincere Matthew a concedermi un pagamento anticipato. Padre Gernot ha rifiutato di pagarmi in anticipo. Oh, che ti devo dire? Cioè. Teologia. Ok. Rogue Any% Speedrun. Oh, si chiama Pentiment il gioco. Gret, moglie di Lurik, madre mia. Gertrude, famosa per la personalità, il suo gatto. Suo, tra virgolette. Vabbè, prenderà cura di sé. Anziano amanuense dello scriptorum. Lavatrice di Tassing, figlio di Klaus e Marie. Berthold, madre Cecilia. Priore dell'abbazia di Kiersau è responsabile di tutte le suore di residenti. Ok. E beh, direi che abbiamo finito. Abbiamo finito, vediamo un po'. L'acquario in infermeria. No, sala chiostro. Sala no. Santuario, giardino del convento, casa della priora. In infermeria non siamo stati. Ci manca solo l'infermeria, mi sa. Ma cazzo, ma è incredibile la mappa qua, cioè. Dove minchia è l'infermeria? Questa, eccola. San Luca, il patrono degli artisti e anche il patrono dei guaritori. Hai dei soldi, Florian? Ma è un pirata. Dio ti benedica, Andreas. Fratello Florian, come state? I fratelli e le sorelle stanno bene, quindi io sto bene. Grazie a Dio. Andreas, hai parlato con Klaus Drucker ultimamente? Sì, di recente. Perché? Credo che presto riceverà un tomo sulla medicina da Bologna. Mi interesserebbe molto. Sapete leggere l'italiano? Oh, no, pochissimo. Inoltre il mio latino non è granché. Speravo di poter contare sull'aiuto di fratello Piero, se avrà tempo libero. Sono sicuro che lo troverà. È un insegnante paziente. Senza dubbio. Ci vediamo più tardi, Andreas. A presto. Ti benedica. La maggior parte di queste medicine sono state preparate da Agnes Steinerein con l'aiuto di Suor Gertrude. Agnes, ok. Quindi, refettorio, cantina e cucina, sala capitolare, abbiamo fatto tutto, giusto? Eh sì. Si va a lavorare, tipo abbiamo perso mezza giornata. A cavallo proprio. Piero, Aidoc, Guy, vecchio bastione. Non dovrei parlare con loro, ma... Piero. Andreas, Dio ti benedica, che bello vederti, sei in ritardo di sole 7 ore. Buongiorno, fratello Piero. Anch'io sono felice di vedervi. Questo clima non mi piace per niente. Ho le ossa indolenzite. Significa che in arrivo un temporale.
Jorg Gertner il Grosso dice che se vivi qui 10-15 anni impari a sentire l'odore dei temporali in arrivo. Fratello Edok è qui da talmente tanto tempo che riusciamo sempre a sentire il suo odore prima che arrivi. Non dimenticare, fratello Guy. La sorte è toccata ai giovani che deridevano l'anziano profeta Eliseo fuori da Betel. Fuori da Betel. Sbranati dagli orsi, giusto? Da orse. Ci stai forse paragonando a un profeta, fratello Edok? Sto paragonando te a un giovane impudente che il Signore, nella sua ineffabile saggezza, potrebbe scegliere di fulminare. Fratello Guy, per favore, mostrate più rispetto nei confronti di fratello Edok. Vi state comportando in maniera meschina. Calmati, fratello Edok, sei troppo sensibile alle battute di Guy. Sono vecchio, Andreas. Ogni minima cosa mi ferisce come una puntura di mille vespe. No, che triste! Ma pregherò Dio di darmi la forza di sopportare questa malvagità. Beh, l'atmosfera sembra piuttosto movimentata. Immagino che il priore Ferenc non ci supervisionerà oggi. Era qui, ma quando ha saputo dell'arrivo di Lorenz Rothvogel, si è affrettato a uscire come un topolino spaventato. Ferenc sarebbe disposto a tutto pur di fare bella figura con l'abate e i nobili come Rothvogel. È patetico. Tu ostenti gentilezza nei confronti del padre abate e del nostro priore per poi parlare male alle loro spalle. È vergognoso. Oh no, il barone Rothvogel. Il suo manoscritto. Mi rendo conto solo adesso che vorrà vedere il suo manoscritto. Che sciocco, come ho fatto a non pensarci? È sicuramente per questo che è qui. Forse, se fossi più giovane e veloce, non dovresti preoccuparti tanto delle visite dei committenti. Qual è il problema? Il barone è un cliente come tutti gli altri, aspetterà. Guy, un giorno ci sarete voi al posto di Piero e un giovane monaco al posto vostro. Comunque, qual è il problema? Il barone è un cliente come tutti gli altri, aspetterà. Il barone Rothvogel non è un cliente come tutti gli altri, Andreas. Ha amici molto potenti, tra cui il principe vescovo di Frisinga. Detentore del potere religioso e secolare in vari territori sparsi per il Sacro Romano Impero, fra cui la provincia dove sorgono Tassing e la Vazia di Kirsau. Kirsau è già in cattiva luce. Il padre abate non vuole certo attirare ulteriore attenzione. Beh, poiché il priore non è qui, lavorerò al mio capolavoro fino al suo arrivo. Oh, giusto, mi serve il manoscritto in Dermaur come riferimento. Una famiglia di spicco della Confederazione Svizzera dell'Austria. Biblioteca, col passaggio segreto. Cosa vuoi, Andreas? Un libro, il manoscritto in Dermaur, il libro delle ore. Sei tutto spettinato oggi, non hai dormito bene. Che intendete? Voglio dire, hai dormito da solo o... Perché volete saperlo? Sarebbe bello avere qualcosa a cui pensare durante la lettura dei testi sacri. Oh, dovrei salire tutte quelle scale. Non puoi proprio farne a meno. Mi dispiace, temo di no. Devo farvi riferimento per il mio lavoro. Sul serio? Mi fanno male i piedi, le scale sono così irribili. Oh, e dai! Chiederò a Illuminata di andarlo a prendere. No. La sottona no. Bacci te. Ma muovi un po' il culo. Andreas ha bisogno di aiuto per trovare un libro e io non so dove sia. Andreas. Suora Illuminata. Vorrei prendere in prestito il manoscritto in Dermaur, il libro delle ore. Sì, ho sentito. Ecco qua. Per favore, restituiscilo il prima possibile. Andreas, posso vedere a che punto è il tuo capolavoro? Certo, la vostra opinione è sempre ben accetta. Oh sì, la composizione è incantevole. Si percepisce uno spirito gioioso nella disposizione delle figure. Anche il contrasto tra i colori è molto bello.
sono pieni e catturano l'attenzione, ma senza sovrastare la scena. Non mi convince, anche se non so bene perché. È un'eccellente interpretazione del lavoro di qualcun altro. Che volete dire? È tutta farina del mio sacco. Figlio mio, stai copiando in tutto e per tutto l'illustrazione del manoscritto Indermaur. E allora? Che c'è di male? Non l'ho forse migliorata? Esteticamente sì, è incantevole. Ma ho l'impressione che tu non abbia riflettuto bene su ciò che rappresenta. È novembre. A novembre i contadini conducono i maiali nella foresta per foraggiarli con le ghiande prima della macellazione. Andreas, i contadini qui non sono più autorizzati a foraggiare gli animali con le ghiande nella foresta. Molti grandi signori abati in tutto l'impero lo hanno proibito, anche padre Gernot. E che differenza fa? Novembre viene dipinto così. Ma novembre non è così. L'arte è illusione, narrazione, ma nella loro forma più sublime queste immagini illuminano un sentiero che conduce alla verità. Ma per me la cosa importante è che i committenti siano soddisfatti. Non mi pagano per mostrare loro la verità. Sì, ma con la grazia del Signore, questo libro delle ore vivrà molto più a lungo di tutti noi. Quali indicazioni fornirà alle generazioni future che lo vedranno, tra chissà quanti secoli? Qualcuno cercherà un significato più profondo nelle tue linee e nei tuoi colori. Cosa ci troverà? Ma non dare ascolto alle mie opinioni, sono solamente i pensieri di un vecchio monaco. Non c'è più posto per gli scrittori... per gli scriptoria monastici. In verità, questa stanza è un luogo fuori dal tempo. Perché? Perché a Chiersau si ostinano a restare ancorati al passato? Alcune persone, alcuni luoghi, faticano a voltare pagina. Non io. La creazione di libri, di arte, non è più competenza dei monasteri. Pazienza. Sempre più persone impareranno a scrivere e a leggere, e in questo modo andranno alla luce, vedranno la luce delle verità. 2022. La terra è piatta. Non credete che possa essere maledetti trogloditi? Non credete che possa essere pericoloso se tutti sono in grado di scrivere o leggere qualunque cosa? Penso che ci sarà sempre posto per artisti come voi e fratello Edoc. E fratello Guy. È gentile da parte tua, Andreas. Ma non devi preoccuparti per me. Ho vissuto una lunga vita e sono felice di aver servito il Signore. Quando Lui mi chiamerà, mi farò trovare pronto. Ah, come vola il tempo! Siamo già alla terza! Ho parlato troppo. Devo chiedere perdono per non aver onorato la regola. A presto, Andreas. A presto. Maledetto cane che ha fatto cadere pure il colore. Minchia, antisgamo, bro. Che hai fatto? Che hai fatto con quel traduttore? Cosa hai fatto? Cosa stai decifrando? Cosa sta succedendo qui? Andreas, cos'era quel rumore? Oh, mi dispiace, sono illuminata. Ho fatto cadere della vernice sul pavimento. Poi è entrato il priore Ferenc. Ha scritto in uno dai suoi libri. L'ha chiuso con violenza e se n'è andato. Aveva una tale fretta che credo non si sia nemmeno accorto di me. Ha chiuso il libro con violenza? Mi aspetterei più cautela dal priore. Alcuni di questi manoscritti sono molto delicati. Sono pienamente d'accordo. Delicati o meno, tutti i libri vanno trattati con la massima cura. Molti di essi racchiudono una saggezza preziosa che può aiutare anche i meno illuminati ad avvicinarsi a Dio. Dovremo prenderne cura e proteggerli. Ecco perché i libri vanno portati fuori dalla biblioteca. Non, a meno che non sia necessario per le sacre letture o per lavorare lo scriptorium. Siete ancora arrabbiata con me per aver preso in prestito la cronica Clara?
Ciò mi ricorda che ci sono alcuni altri testi che vorrei prendere in prestito. Spero tu stia scherzando. Vuoi altri libri? Credo che il priore Ferenc vi abbia già dato abbastanza. Non so di cosa state parlando. Non ho chiesto quei libri. Il priore me li porta e chiede la mia opinione. Se è un problema, dovreste parlarne col padre Garnotto o madre Cecilia. Cosa vuole che dire? È Ferenc a darmi questi libri. Spera che io abbia lo stesso interesse per l'occulto che ha lui e vuole parlarne. Dovresti dire che non sai di che sta parlando. Nega, insomma. E allora dille la verità. Sai che è Ferenc a chiedere i libri. Perché se ne lamenta con te? È quello stronzo a prendere in prestito i libri. Dovrei dirle di lamentarsi con lui. Io che c'entro? Forse però non la prenderebbe molto bene. Non ho chiesto quei libri. Il priore me li porta e chiede la mia opinione. Questi sono affari vostri. Io mi preoccupo soltanto dei libri. Non posso darli a chiunque. Io non sono chiunque. Hai ragione, non lo sei. Tu fai parte di questa comunità. I fratelli hanno i voti e la vocazione a guidarne la coscienza. Tu potresti anche sparire con metà della biblioteca se te la prestassi. Ma così mi offendete. Per quanto io ami questi libri, non mi darei mai alla fuga con loro. La mia preoccupazione per i libri non svanisce sulla porta della biblioteca, né tantomeno la mia responsabilità. Ti prego di capirlo. Ora, se vuoi scusarmi. Un attimo. Perché c'è tanta agitazione per Lorenz Rothvogel? Perché il priore Ferenc è così nervoso? Lorenz? Non sapevo avessi tale confidenza da lui, con lui da usarne il nome di battesimo. A ogni modo, non ho avuto a che fare con lui personalmente, ma il priore, il paradeapa, abate sì. Ma tu non fai parte, se l'ho letto bene. Infatti, mi sembrava strano. So solo che ha acquistato alcuni dei nostri manoscritti di... Sì, ma infatti noi siamo ospiti qui. Solo che non ce la faccio più a leggere, mi sono... Dopo tre ore, usch. E ha pagato sufficienza per aiutare l'abbazia quando ne avevamo bisogno. Che tipo di libri ha comprato? Non ricordo. Ho già le mie di responsabilità a cui badare. Facciamo così, Andreas. Se mi aiuterete a recuperare i libri mancanti, vi dirò che ciò che è solo sul barone. Beh, speravo di lavorare sul mio capolavoro, ma direi che posso darvi una mano. Capisco, ma non succede spesso che io sia nello scriptorium e i fratelli non siano presenti. Grazie, è per il bene dell'abbazia. Da dove dovrei cominciare? Dallo scriptorium, dove voi e la vostra corte avete incautamente disseminato tutti quei libri. Vi dirò quali mancano. Trovateli e riportatemeli. I primi libri sono due volumi dell'Eneide. Copertine rossastre, 14 pollici per 10, 3 pollici di spessore. Pollici di Innsbruck o pollici di Norimberga? Oh, ho capito di quali parlate. Sono tra i preferiti di Piero. Non ha diritto di tenerli. Questi testi sono piuttosto usurati. Spero che non vi importi. Mamma mia, che figata. Quei volumi erano già antichi quando Piero iniziò a farne copie. Di quanto tempo fa parliamo? 3 anni. L'Eneide non è tra le mie 3 anni, ma capisco perché piaccia a Piero. Un poema epico che racconta la leggenda di Enea, un eroico troiano che lotta per conciliare i suoi desideri personali con il destino di fondare Roma. Fu scritto nel primo secolo a.C. dal poeta romano Virgilio. Ma... Enea scelse il suo dovere verso gli dèi piuttosto che la sua amante, Didone. Pensate che Piero sia attratto dal senso del dovere di Enea? Abbiamo tutti le nostre vocazioni. Fratello Piero prende la sua più seriamente di tanti altri in questa abbazia. Anche voi prendete sul serio la vocazione che avete scelto. Andreas, non ho avuto scelta della mia vocazione. Poche donne hanno questa fortuna. Beh, non è poi così terribile. È vero, ma ciò non significa che le donne non possano essere orgogliose della loro vocazione. Avete ragione, ovviamente. È davvero così terribile. Essere donna è così limitante. Che ne sai tu? Vero, conosci la sua vita meglio di me. Avete ragione, ovviamente. Apprezzo che tu capisca quanto limitati siano i nostri ruoli e le nostre scelte. Anche nelle storie possiamo essere solo fanciulle da salvare e sposare, crudeli seduttrici di uomini o megere avvizzite.
Come Didone, noi donne comuni non siamo che strumenti nelle storie degli uomini. Non siamo protagonisti delle nostre narrazioni. Nessuna donna è esente da tutto ciò, che sia imperatrice o suora, è il nostro destino. Suppongo di aver capito ora perché non amate l'Eneide. È poesia raffinata. E per uomini. Ora, i libri, per favore. Sei minuti fa l'ultimo salvataggio. Ah, sì? Il guerrier meschino. Romanzo cavalleresco italiano scritto da Andrea da Barberino agli inizi del XV secolo. Il protagonista, di umili natali, si eleva dalla sua condizione intraprendendo eroiche avventure scoprendo di avere origini nobili. Inizialmente pubblicato come manoscritto, godette di maggior successo come libro stampato. Non ne ho le dimensioni del libro mastro, ma spero che la descrizione possa bastare. Conosco il libro di cui parlate, fratello Edoc lo stava leggendo. La bellezza di questo libro nasconde il suo contenuto ridicolo. Mi sorprende che l'abbazia ne possieda una copia. Non la possiede. Appartiene ad Amadea Rusco di Eugano, un'edizione veneziana molto preziosa. Città commerciale svizzera lungamente contestata, situata nelle Alpi sudoccidentali. I duchi di Como e Milano combatterono per il controllo del suo territorio fino a quando non fu rivendicata dalla Confederazione Svizzera nel 1513. Ce l'ha prestato 5 anni fa. Successivamente è stato perso e l'abate ha ricevuto già 3 lettere a riguardo. Ho visto vari fratelli leggerlo con gusto. Quel libro non è una lettura appropriata per dei monaci benedettini. Un bambino viene venduto ai pirati e cresciuto come un servo, per poi vivere una vita di avventure corteggiando principesse e partecipando a tornei. Avete dimenticato la parte migliore. Alla fine, Guerrino scopre di avere sangue reale. Deve essere il figlio di un duca. Regna come sovrano e muore da più eremita. Cosa c'è di male in questa storia? I benedettini dovrebbero sognare la riconciliazione con Nostro Signore, non lussuruose avventure. I benedettini sono un ordine monastico cristiano fondato nel VI secolo, che osserva i voti di obbedienza, povertà, castità e stabilità, secondo la regola di San Benedetto da Norcia. Che male può fare? La redenzione li aspetterà ancora quando chiuderanno il libro. Suppongo che abbiate ragione, è un testo più adatto ai fuffanti come me. Ma che male può fare? La fantasia conduce alla tentazione. La tentazione ha portato alla caduta di molti uomini e donne. A volte sì, ma libri come questo è sempre la stessa fantasia, non è vero? Morire migliori di come siamo nati. E cosa c'è di sbagliato? Perché un contadino non dovrebbe sognare di essere un re? Non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero. Non c'è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Gesù Cristo. La parola di Paolo può essere ardua da ricordare quando si soffre a causa della propria posizione nella vita. Eppure Paolo dice che le donne devono obbedire agli uomini. Anche i Vangeli non possono liberarci dalla schiavitù del nostro posto nella vita. Siamo uno in Cristo, ma non siamo uguali in questo mondo. La parola di Paolo può essere ardua da ricordare. Ma è esattamente quello il momento in cui la sua parola è fondamentale. Ma il libro, Andreas, dobbiamo restituirlo. O vuoi che l'abate riceva una quarta lettera? Capisco. Detesterai prestare un libro e non rivederlo mai. Detesterei. Sarebbe come perdere un braccio. Beh, forse più una mano. Magari il mignolo. Quante cose ricordate? Indipendentemente da dimensioni e importanza dalla parte del corpo in questione, capisco e lo apprezzo. Il mio obiettivo non è privare i fratelli dei loro piaceri, ma restituire ad Amadea Rusco un oggetto di sua proprietà. Il libro, per favore. È bellissimo. Ma c'è un tupino? È rimasto solo un libro. Poi sarai libero. Copertina rosso scuro. 8 pollici. 5 di diametro. 2 di spessore. Oh, me lo ricordo. Credo lo stesse leggendo fratello Guy. Ora che ci penso, Guy è sempre stato circospetto riguardo a questo libro, come se lo stesse nascondendo. Molto bene,
Ti prego di portarlo qui. Ci fa capire che lei non può neanche uscire, credo. Cioè, follia. Di che si tratta, ad ogni modo? Ah, forse avrei dovuto imparare il francese. E questo cos'è? Questa cosa è fantastica, comunque, ragazzi. L'approfondimento del libro, cioè, è incredibile. Ma dimmi un po', perché fai così tante domande? Perché non mi dire cosa è questo libro? Mi spiace, ma amo troppo i libri per lasciar perdere senza sapere di cosa si tratta. Non ho fatto così tante domande. Ho fatto una sola domanda due volte, senza ricevere risposta. Ma essere stronzo, dai, su. La curiosità è una cosa pericolosa, Andreas. Soprattutto in un posto come questo. Tre vescovi francesi proibirono il libro. Tutte le copie dovevano essere bruciate. Il suo autore ha condiviso lo stesso destino. Che cosa? Perché? Non lo so, Andreas. Non spetta a me mettere in discussione il giudizio di un vescovo, tanto meno di tre. E prima che me lo chiediate, no, non l'ho letto. Ma so che contiene un dialogo tra l'amore e la ragione. Quindi il libro è pericoloso? Quando è stato proibito? Beh, in realtà... cioè, se la chiesa fosse stata Ubisoft negli anni 2007-2010, avrebbe bruciato ogni video e libro nei confronti di frame rate e fluidità dell'immagine. Attenzione. 200 anni fa. Cosa? Perché? Perché ancora qui? Poiché padre Matthias amava i libri. Tutti i libri. Non voleva vederlo distrutto. Mi sembra incosciente. E aveva ragione. I libri non dovrebbero essere distrutti, anche se il loro contenuto è discutibile. La Santa Chiesa non condivide la tua opinione. È la loro legge che dobbiamo seguire, non le tue emozioni. Non spetta a me mettere in discussione la decisione del vescovo Abate. Ma quando padre Gernot seppe della copia in nostro possesso, volle che fosse distrutta. Come faceva a sapere che era qui? Il libro deve essere necessariamente distrutto? Nessuno che sa che è qui. Mi rifiuto di darvelo sapendo che lo distruggerete. Madre Cecilia ne prese nota nell'inventario quando era bibliotecaria. Lo voglio dare. Che cosa? Come sarebbe a dire? E cosa intendi farne? Non credo che coglierebbe l'ironia, ma io ci provo. Non è divertente, sono seria. Dammi quel libro e il nostro accordo salta. Non ti dirò nulla del barone Rothvogel. Considerate le valide ragioni teologiche a favore dell'esistenza di questo libro. Faccio appello al vostro dovere di bibliotecario di questa abbazia di non distruggere questo libro. Propongo un compromesso. Porterò via il libro dall'abbazia, lontano. Va bene, prendetelo. Faccio appello al vostro dovere di bibliotecaria. Il mio dovere è verso Dio e i voti che ho fatto verso la regola. Ma anche voi? Oh mio Dio, c'è una sorta di punteggio? Ma è spettacolare! Successo? Oh no, adoro! Mugi 93 Wara, Ghost Shark, Cool Breeze, Luke Samage, Lapakan, Trust Not Tony, Welcome to the Covenant, Bloody Raven, Reverse. Mi sono perso un hype train, tanto ero immerso. Grazie per tutto quello che fai e per tenerci sempre compagnia. Sei di enorme supporto e provo a supportarti anche io al pieno delle mie possibilità. Grazie di cuore. Fantastico, cercherò. Gradien, welcome back. Andreas, io amo Dio. I libri contengono conoscenza che può aiutarci ad avvicinarsi alla sua verità. Non amo i libri in quanto cose. Amo che i libri possano trasmettere verità di Dio. Non spetta a me giudicare il tuo amore per i libri, ma non è amore che condividiamo. Ma il Vangelo non dice forse di odiare
il peccato ma di amare la Bibbia? Che significa libro? Quindi... No, no, non lo dice. Considerate le valide ragioni teologiche a favore dell'esistenza di questo libro. Più valide della condanna da parte di 3 vescovi di Parigi. Considerate Alberto Magno e Tommaso d'Aquino. Menti più grandi o più piccole dei vescovi di Parigi? Qual è la vostra argomentazione, dottor Mahler? Sia Alberto Magno che Tommaso d'Aquino riconobbero il ruolo dell'intelletto nel permettere agli umani di esercitare il libero arbitrio. L'Aquinate credeva che fosse l'ignoranza, non la conoscenza, a condurre ai peccati dell'intelletto. Anche la conoscenza dell'eresia che corrompe gli insegnamenti della Santa Chiesa. Mica si è offesa mortalmente solo perché non ero disponibile a fare da... Perché no? Cos'è il peggio che potrebbe accadere a parte perdere la grazia di Dio? Ah, giusto. No, grazie. Hai lasciato l'università volontariamente o sei stato espulso? Propongo un compromesso. Porterò via il libro dall'abbazia, lontano. Sarò già andato via quando padre Gernot ne chiederà notizie. E se volete, potrete dire che... No, non è vero! Non è vero! Non potete dirlo! Dubito che si lamenterà se ho rubato un libro che intendeva distruggere. Non mi piace questa idea, Andreas. Il mio cuore mi dice che è sbagliato. Oh, ho solo detto che forse non avrei avuto tempo. Mica le ho detto suca, cazzo. Cioè, minchia. Madonna santa, oh. Una cosa. Non credo possa accadere. Vabbè, prendetelo, scusa. Capisco la tua frustrazione, ma è meglio così, Andreas. Mamma mia! Mi aiuti? Sì, appena posso! Cioè, cazzo, calma! Madonna! Mamma mia! No, fare... No, trattare male lei in questo modo non lo avrei mai fatto, è ingiusto. Comunque non se lo merita neanche un po'. Dunque, il barone Rothvogel. Facciamo in fretta però, devo finire il mio lavoro qui. E poi c'è il passaggio per la biblioteca, infatti posso rubarlo dopo. Appunto. Avete detto che compra libri dall'abbazia? Di che tipo? Da quanto tempo viene in visita all'abbazia? Sembrava insolitamente anche amichevole con me, ma non capisco sinceramente. Diceva di aver trovato una copia dell'Historia Tassie. Ha detto che conteneva alcuni dettagli scandalosi. Potrebbe avere il tempo di rispondere a una sola domanda. Devo scegliere con giudizio. Il barone è piuttosto ricco, istruito e ama le belle arti. Penso che sia chiaro perché apprezzi la tua compagnia. La maggior parte dei suoi pari non condivide la sua passione per il pensiero moderno, né il suo interesse per l'arte. Sei una rarità, Andreas Mahler, un artista con una formazione universitaria. Non sei di nobile nascita, ma pur con tutti i tuoi difetti, con i suoi difetti il barone ha scelto di fraternizzare con la gente comune. A volte con conseguenze spiacevoli. È successo qualcosa? C'entra qualcuno nell'abbazia? Sì, ma non intendo dire nulla di più. Fu una tragica vicenda. Nessuno dell'abbazia voleva occuparsene e nessuno di certo lo farà scavare nel passato ormai. Dovrei preoccuparmi per la mia sicurezza, sorella. Non saprei dirlo. Non conosco il barone Rothvogel molto meglio di quanto lo conosca tu, Andreas. Ma c'è un intrinseco pericolo nel muoversi nell'ombra di un uomo potente. Dunque, fa attenzione. Devo andare a messa. Grazie ancora per il tuo aiuto. Sorridi in modo diabolico. Suppongo che uscirete attraverso la cripta. Non so perché stesse curiosando laggiù come un ladro di tombe, ma quell'ingresso non è per voi.
qualcuno dei signori della vecchia roccaforte deve averlo fatto costruire per fuggire in caso di assedio. Permette alle sorelle di accedere alla biblioteca senza distrarre i fratelli. Vi prego di non abusarne, di non abusare di questa conoscenza. Forse potrei abusarne un po'. Non fatelo! Questa è la campana della sesta. Presto i fratelli si siederanno a cena. Vediamo se Otto è qui in giro e vuole ancora mangiare con me. Credo che stia lavorando vicino alla foresteria. Ai piedi dell'abbazia. Accidenti. Ok. Zio. Zio. Welcome to the Covenant. Pierre, Mike, Ubik. Anche a te benvenuto. Grazie di cuore. Grazie del supporto, ragazzi. Di cuore. Vi avevo promesso la rivelazione della mia idea sulla serie di Pentiment. Sappiate che ha dei dialoghi eccezionali. Non stuccano, sono acuti, profondi, intriganti. Sono coinvolto. E ha delle componenti ludiche, soprattutto, cruciali. Si vede che è un videogioco. Ho trovato come poterne fare una serie. Sarà... È il modo più smart, ragazzi. Pronti? Sarà... La serie intermezzo tra The Witcher e Witcher 2. È lo slot preciso. Si può fare. Quando un giorno finiremo The Witcher, serviranno ancora mesi, giocheremo Pentiment. Oh yes, prima di The Witcher 2. E volete un'altra emozione? Per farvi anche sabbare? Scherzi a parte, ve la dico. Settimana prossima sarò ultra assente. Avrò un viaggio per Londra e anche la Milan Games Week. Non vivo altro che effigie, ma giovedì 24 novembre ho intenzione di fare una maratona di Outer Wilds dalle 18 fino a notte. Yes! Nikoden, grazie del dono. Eccoci qua. Ragazzi, Legacy of Kain è sfigatissimo purtroppo, ma non posso giocarlo per ora. Non posso, cioè non ho lo slot virtuale, proprio calendaristico. 24, giovedì. Shock, grazie di cuore. Avete praticamente riempito il sub goal. Grazie. Continuo a dubitare del suo reale scopo e ruolo. Ma spero che vi piaccia. Spero che possa essere utile alla resa del canale. Senza che io ne faccia costantemente riferimento o pubblicità. Non faccio i countdown, non faccio i conteggi. Non so se risulta inutile in questo modo. Ma grazie di cuore, ragazzi. Bentornati, benvenuti. Sono stravolto, mamma mia. È molto stancante fare live su Pentiment. Molto stancante. Molto, molto, molto. Grazie. Ragazzi, buona serata, buona cena. Alla prossima. Fight! Grazie.